Benvenuti. Io sono Giuseppe Raffaele, presidente dell'Associazione Scientifica Just Statistics. Just Statistics nasce come ente non profit con l'intento quindi di sostenere e favorire la diffusione delle metodologie statistiche GIS e manageriali in diversi campi applicativi, al fine quindi di sviluppare strumenti innovativi per la valorizzazione, l'integrazione e la crescita del territorio. Just Statistics persegue tali finalità sia mediante quindi, l'organizzazione dei corsi di alta formazione, workshop o convegni scientifici, sia mediante attività di ricerca e partecipazione a progetti quindi, dell'Unione Europea, collaborando quindi con istituzioni che condividono la nostra stessa mission. Nell'ambito quindi dell'alta formazione, il gruppo Just Statistics è composto quindi dal sottoscritto, la dottoressa Anna Laura Pino e la dottoressa Emilia Curci, ha progettato quindi e realizzato con il contributo quindi dell'ARTI, Laboratori del Basso, Bollenti Spiriti e Regione Puglia, questo percorso formativo quindi intitolato Strumenti GIS e Web GIS per la gestione strategica del territorio, cofinanziato quindi dal Fondo Sociale Europeo. Questo laboratorio quindi si proporrà di far acquisire metodi e strumenti applicativi GIS e Web GIS mediante l'elaborazione di informazioni georeferenziate. Nasce dall'esigenza quindi di soddisfare alcuni bisogni latenti che erano stati manifestati da enti privati e pubblici per far acquisire e sviluppare competenze diciamo, tecnico-computazionali in un settore in espansione a forte vocazione tecnologico-innovativa. Prima di iniziare vorrei fare quindi un ringraziamento in particolare quindi al gruppo di ricerca che ha progettato il presente laboratorio, quindi la dottoressa Anna Laura Pino ed Emilia Curci, i partner quindi, che ci hanno sostenuto per tale iniziativa, in particolare quindi, il Comune di San Cassiano, Galla Terra d'Otranto, Associazione Culturale SDEG, Associazione Culturale Giampin, Associazione Biculture che ci ospita qui nel castello, Impresa Muscatello e Laboratorio Mobilità di San Cassiano. Un altro ringraziamento quindi a tutti i docenti che hanno partecipato, che parteciperanno all'iniziativa, quindi portando quindi il loro contributo scientifico al laboratorio, in particolare il professor Paolo Gull che quindi aprirà questa sessione del laboratorio, dottoressa Gaia Gullotta, Leonardo Lami, Giuseppe Lopilato, Lucia Vaira, Donato Tarantino, Sergio De Laurentiis, Francesco Spanicciati, Giulio Lasciaffari e Giacomo Campanella. Lascio la parola quindi al nostro referente Arti che ci ha guidato nella progettazione esecutiva del laboratorio. Buongiorno a tutti, guardate la spalla, mi metto un po' più al centro così ci guardiamo negli occhi. Io sono Domenico Centrone, sono uno dei referenti dell'iniziativa della Regione Puglia per l'appunto Laboratori dal Basso, non so quanti di voi la conoscono come iniziativa. Ad ogni modo vorrei spendere giusto due parole anche per farvi comprendere il perché oggi diciamo siete qui. Laboratori dal Basso è un'iniziativa che nasce sotto il cappello di Bollenti Spiriti, che è il contenitore delle politiche giovanili, diciamo la programmazione per le politiche giovanili della Regione Puglia, che viene realizzata dall'ARTI, quindi l'Agenzia Regionale per la Tecnologia e l'Innovazione. L'obiettivo di Laboratori dal Basso è quello di accrescere le competenze, quindi le conoscenze imprenditoriali e manageriali di tutte le giovani realtà pugliesi, parliamo di associazioni e microimprese. Come lo facciamo? Con un approccio diciamo, totalmente dal basso, quindi un approccio bottom-up. L'essenza dell'iniziativa sta proprio nel nome stesso dell'iniziativa, quindi dal basso, laboratori dal basso. Quindi non facciamo altro che passare la palla in mano alle giovani realtà pugliesi che possono quindi definire dei veri e propri percorsi di apprendimento, dei laboratori, così come questo, sulla base delle proprie esigenze di apprendimento. Quindi le giovani microimprese o associazioni pugliesi definiscono cosa imparare, da chi impararlo e come impararlo, quindi definiscono praticamente tutto. Il tutto a partire per l'appunto dai propri bisogni di apprendimento per meglio fare quello che già stanno facendo, quindi un apprendimento finalizzato al meglio imprendere, quindi un apprendimento finalizzato all'imprenditoria. Molto importante questo aspetto. Laboratori dal basso è un,
diciamo, è attualmente al secondo avviso, è ancora aperta la call di Laboratorio dal Basso, si concluderà la seconda e ultima deadline nel prossimo mese, a giugno, quindi qualora vogliate anche voi organizzare e proporre un laboratorio sulla base delle vostre esigenze, su una qualunque tematica, ecco, di vostro interesse, potete per l'appunto proporre un laboratorio. Lo staff di Laboratorio dal Basso è sempre a disposizione per incontri di coprogettazione. Io vi invito a trovate tutti i riferimenti sul sito laboratoriodalbasso.it, nonché anche tutti i laboratori già diciamo attualmente in corso, quindi trovate tutte le lezioni in streaming dei laboratori attualmente in corso, più tutte le registrazioni dei laboratori già ultimati. Quindi potete anche in un secondo momento offline andare a fruire di tutti i contenuti dei precedenti laboratori. Altre due parole sulle altre due iniziative di Laboratori dal Basso, perché l'iniziativa Laboratori dal Basso si declina in tre azioni. La prima sono i laboratori, che è per l'appunto questo che voi oggi frequenterete, inizierete oggi. Poi ci sono altre due iniziative, testimonianze e mentoring. Testimonianze è, se vogliamo, il cicchetto, lo chiamiamo noi, di Laboratori dal Basso, quindi sono degli incontri brevi, mentre i laboratori sono dei percorsi di apprendimento più o meno strutturati, che possono essere della durata di fino a 100 ore, quindi abbastanza, possono protrarsi nel tempo. Le testimonianze sono degli incontri brevi con relatori che abbiano fatto qualcosa di eccellente nel campo dell'imprenditoria e dell'innovazione, quindi parliamo di manager, di imprenditori che per l'appunto vengono sul territorio e raccontano la propria esperienza per l'appunto imprenditoriale o comunque di innovazione, ripeto, in qualunque settore di vostro interesse. Mentoring invece è la terza iniziativa in cui, diciamo, l'obiettivo è far partire dei percorsi di affiancamento in cui le giovani realtà pugliesi, quindi le giovani associazioni e microimprese, sono affiancate da un esperto senior, quindi da un mentore, che per l'appunto mette a beneficio delle giovani realtà pugliesi la propria esperienza, le proprie competenze, la propria rete di relazioni. Tutti e tre i bandi si chiuderanno a giugno, quindi qualora siate interessati a candidarvi, l'invito è a visitare il sito Laboratori dal Basso, dove trovate.it, dove trovate tutte le informazioni. Io sarò qui ancora per un po', quindi se avete delle domande specifiche potete tranquillamente venire da me e chiedere. Io vi auguro un buon laboratorio, grazie per essere qui, grazie ai docenti, grazie soprattutto ai proponenti, perché sono loro gli artefici di questo percorso. Quindi niente, buona giornata e buon laboratorio. Allora, passo subito la parola al professor Paolo Bulla, docente in archeologia presso l'Università del Salento ed esperto ESRE. Buon laboratorio a tutti. Scusate, qua. Buongiorno, allora, se riesco a vivere senza microfono sono più contento, però mi dicono che non è così. Una volta che sto qua ci arrivo. Allora, quale sarà il primo? Questo qua. Qui basta premere, dimmi che parte, sì, bravi, basta premere F5. Sì, ok, lo so, basta premere F5, dov'è che sta? Eccolo qua, perfetto. Allora, se io non parlo nel microfono mi sentite lo stesso? Ah, è vero, scusatemi, questo mi mette in difficoltà. Va bene, questo mi mette in difficoltà perché non sono abituato. Dunque, buongiorno, anzitutto grazie per l'invito e grazie per la fiducia accordatami, anche per la giornata di apertura, che ovviamente è una responsabilità non piccola. E dunque, sono stato presentato dagli organizzatori e forse spendo qualche parola in più giusto per dire che in realtà io appunto nasco come archeologo e sono qui, diciamo, Anticaia e Petrella in una dimensione invece che è proiettata verso una visione così tecnologica del, non che l'archeologia naturalmente sia refrattaria alla tecnologia, anzi, però volevo spendere qualche parola sul percorso che mi ha portato a occuparmi di questi temi, anche, diciamo, a parziale giustificazione del taglio non precisamente tecnico che darò a queste note introduttive che ho preparato per oggi. Naturalmente, vabbè, io sono di formazione umanistica, quindi le mie conoscenze strettamente tecniche sono limitate, come dire, all'autoapprendimento, cioè una certa età, quindi comunque mi ricordo ancora le esperienze degli anni 80 con i primi personal computer, eccetera. E tutta la fiducia che abbiamo riservato nel corso dei decenni in questi strumenti tecnologici.
strumenti tecnologici che spesso e volentieri abbiamo affrontato con una scarsa consapevolezza del loro significato in termini di della loro capacità di influire sui comportamenti collettivi ed individuali, di influire sulla struttura stessa della società. Noi viviamo in una società che ha accelerato enormemente la propria velocità di sviluppo, per cui oggi nell'arco di una generazione osserviamo dei cambiamenti che prima richiedevano 100 o 200 anni. La struttura cognitiva dell'uomo ovviamente ha una risposta che riesce in parte ad adattarsi, ma che non può essere immediata, e quindi di conseguenza, appunto, io sono partito con i monitor e i fosfori verdi, ma ci stanno i deficienti che se fanno i selfie se li mettono su internet, e non abbiamo capito esattamente che cosa è successo nel frattempo. Hanno detto che gente che ha disturbi mentali, io non lo credo sinceramente, anche perché le foto dell'autoscatto sono sempre fatte, quindi certo, diventa il problema è che la tecnologia permette di trasformare determinati aspetti in aspetti pervasivi, nel senso buono e nel senso pericoloso del termine, e questo ha delle ricadute complessive. Io penso che iniziative come queste di diffusione, cioè di diffusione, non è esatto il termine, di riflessione sugli strumenti tecnologici siano importanti, perché permettono, per così dire, di anche cercare di riflettere sul significato che la tecnologia ha per la società. Per questo ho voluto, intitolare questo intervento GIS, strumento di cittadinanza, perché è stata poi forse la cosa che più mi ha colpito, al di là dell'aspetto tecnologico, dell'utilizzo dei sistemi GIS, cioè la loro capacità di creare degli ambienti in cui sia, come dire, possibile organizzare, strutturare, organizzare, analizzare e fruire informazioni, ovviamente su base geografica, che servono all'intero, che possono servire all'intero corpo sociale per avere una migliore consapevolezza della realtà in cui si muove. C'è una vecchia, se vogliamo, una vecchia utopia della democrazia, che è quella del conoscere per deliberare, cioè del fatto che è necessario essere prima di tutto cittadini consapevoli per poter poi operare le scelte migliori nel momento in cui si decide assieme attraverso gli strumenti sia assembleari sia di delega elettorale. Ovviamente l'esperienza che abbiamo sotto gli occhi degli ultimi 20-30 anni della società italiana non è esattamente incoraggiante in questo senso, però io credo che tutto sommato sono ottimista, nel senso che esiste, come dire, anche una forma di rialfabetizzazione legata alla diffusione delle nuove tecnologie, che va in qualche modo capita, cioè dire semplicemente mo la gente scrive perché X, K e sono diventati tutti cretini, non è esattamente l'atteggiamento giusto nei confronti della tecnologia, che ci sta trasformando il nostro modo di vedere e di esprimere la realtà, e che di conseguenza porterà a degli esiti di innovazione in direzioni che oggi non siamo in grado di prevedere. Credo che l'unica cosa che ci deve spaventare, tra virgolette, è il fatto che questa trasformazione avviene a una velocità che prima non era pensabile, e questo ci spiazza. Non dobbiamo aver paura di dire che questo ci spiazza, non dobbiamo sentirci veramente minacciati dal fatto che questo ci spiazzi, dobbiamo semplicemente affrontare il fatto che il cambiamento è molto veloce, perché le potenzialità in termini sociali di tutto questo ambaradan tecnologico sono enormi, e bisogna essere in grado, per così dire, di gestirle ed affrontarle al meglio. Quindi, detto questo, fatta questa, diciamo, introduzione di carattere umanistico, passerei appunto a focalizzare alcuni concetti che sicuramente ci sono dentro qui persone che dal punto di vista tecnologico ne sanno molto più di me e che troveranno qua e là delle imprecisioni, se non addirittura delle inesattezze, di cui mi scuso in anticipo, e purtroppo l'impietoso streaming, come dire, mi metterà alla berlina rispetto a tutto il resto del mondo. Fortunatamente la lezione avviene in italiano, quindi diciamo, almeno è
la cosa è confinata all'Italia, il Canton Ticino, San Marino e piccola parte di regioni, l'Istria e qualche altra parte del mondo che parla italiano, però appunto discuso sin da ora di questo. Ecco, in relazione a quello che ho detto sino ad oggi, io credo che tutto sommato oggi abbiamo capito un po' tutti, almeno quelli che svolgono professioni che sono legate in qualche misura alla gestione, comunque che hanno un rapporto con la conoscenza, che oggi il nodo essenziale è il possesso delle informazioni. Cioè in moltissimi campi si è riconosciuto il fatto che la vera natura delle cose, ogni epoca, ogni quadro scientifico ha la sua nozione di vera natura delle cose con la V, N, C maiuscole, e ognuno, generazione dopo generazione di scienziati, sono arrivati dicendo adesso vi dico come stanno le cose veramente, tutto con le maiuscole, no? In realtà questa è una concezione evolutiva, però una cosa che credo che sia, si possa considerare un dato acquisito, è che il possesso e la trasmissione delle comunicazioni sia delle informazioni sia l'essenza stessa della gestione e della trasmissione del potere. Questo è un modello che ritroviamo in moltissime scienze oggi, a cominciare dalle discipline umanistiche. Molte cose, per esempio, oggi vengono rilette in termini di trasmissione delle informazioni, trasmissione del sapere, non del sapere nel senso sapere quello teologico, che faccio un esempio per il Medioevo, il sapere teologico, quello sì, vabbè, era importante dal punto di vista teologico, ma dal punto di vista pratico la cosa importante era sapere che cosa accadeva. Mille anni fa sapere che cosa accadeva era un privilegio di pochi, e questi pochi, grazie al sapere che cosa accadeva, potevano, come dire, gestire i propri rapporti di potere sul territorio. Ovviamente potevano esserci strumenti messi in campo che permettevano una circolazione più veloce di questa informazione, sempre a beneficio di pochi. Chi aveva la squadra di messaggeri con i cavalli più veloci, poteva vincere le guerre, perché poteva arrivare prima a sapere che cosa stava succedendo a 100 km di distanza. Questo si è sempre un po' capito, ovviamente, però in un quadro che mette al centro l'informazione come elemento strategico, assume ovviamente un notevole rilievo. E devo dire poi appunto che, leggendo queste cose, apprendo che anche per esempio nella biologia, nelle scienze della natura, si riconosce il fatto che gran parte dei processi sono trasmissione di informazioni a livello cellulare, per esempio. E questo è un tipico esempio di come alcuni modelli di interpretazione della realtà siano poi trasversali alle diverse discipline, un po' come il principio di causa effetto. È stato considerato per molto tempo il cuore del sapere, il cuore della scienza. Allo stesso modo oggi diventa cuore della scienza il problema dell'informazione e della trasmissione dell'informazione. Quindi, diciamo, questo, la trasmissione dell'informazione, la trasmissione della conoscenza, ma soprattutto dell'informazione intesa come conoscenza attiva, è stata attraversata da una serie di rivoluzioni. Sono cose, voglio dire, che note, però vorrei qui fare qualche osservazione relativa, come dire, per cercare di stimolare un atteggiamento favorevole all'innovazione, in quanto se riguardiamo la storia del progresso umano, ST, sempre con le maiuscole, eccetera, eccetera, vediamo che ogni volta che c'è stato un cambiamento c'è sempre stato qualcuno che ha detto: ai miei tempi, adesso cambierà tutto e sarà un macello, non sarà più come prima, l'umanità dove andrà a finire? Stiamo qua, mi pare che con tante difficoltà, però siamo ancora qua. E questi conservatori spesso sono stati, come dire, affiancati da utili idioti, li ho chiamati così, nel senso di persone che per non capire il valore, o per non voler capire il valore del progresso che l'umanità si trovava davanti, ha anche teorizzato contro di esso. Le grandi rivoluzioni sono queste,
sono molte, ma diciamo quelle che riguardano la conoscenza sono un po' queste, cioè la scrittura, la carta. Perché metto insieme conoscenza scritta e conoscenza geografica? Vabbè, inutile che lo spiego, se non saremmo qua. È chiaro che sono due elementi intimamente correlati. Per molto tempo, per una questione legata a dei limiti tecnologici, hanno viaggiato su due binari separati. Diciamo, c'erano così i dati geografici e i dati testuali, che viaggiavano per conto loro, quindi hanno avuto dei loro tempi di evoluzione, che sono diversi nei due settori, che si sono spesso intrecciati, ma che non si sono mai riuniti veramente, e che oggi qua, nel nuovo quadro tecnologico, noi siamo in grado di riunire in maniera compiuta. Quindi la scrittura, la carta geografica, la stampa, l'informatica, i sistemi informativi geografici come evoluzione tecnologica della geografia, la rete, e poi la possibilità di mettere questa cosa tutto insieme, tra virgolette, che è forse, diciamo, il di più che oggi ci mette di fronte alla quando un messaggio e non vuoi sapere dove stai, dice, inviato da Pescara. Perché stai a Pescara? Come fai a sapere stai a Pescara? L'ha detto il messaggio di Messenger. Ah, mi sono dimenticato di staccare il GPS, e lì succedono, possono succedere cose anche sgradevoli. E quindi questo tutto insieme che mescola un po' tutta la nostra esperienza diciamo culturale e sociale è la frontiera sulla quale ci troviamo oggi. Allora, il passaggio si vede bene, diciamo l'evoluzione della società si vede bene in questi cambiamenti che hanno attraversato la società, a cominciare dal fatto che, considerate soltanto il fatto che passare da una trasmissione orale del sapere ad una trasmissione scritta, ovviamente ti comporta il fatto che l'informazione è enormemente più duratura, perché viene scritta e finché il supporto si conserva, e noi archeologi sappiamo bene per quanto tempo i supporti possono conservarsi, e soprattutto è anche una larghezza di diffusione, perché un conto è, tutto sommato, i poemi omerici non sarebbero arrivati fino a noi se qualcuno a un certo punto non li avesse scritti. Oppure sarebbe arrivato a noi qualcosa sotto forma di vaghi miti trasformati dal passaggio di generazione in generazione. Quindi l'informazione diventa durevole e diventa anche più facilmente veicolabile. E il fatto di poter trasmettere le cose per iscritto mette in mano a tutti, tra virgolette, a tutti quelli che sanno leggere e scrivere, la possibilità di realizzare e fruire questa informazione. La segnalo che il problema di chi non legge e scrive, ovviamente anche l'antichità se l'era posto e ha riservato a questi l'immagine. Per un certo verso, per un certo periodo, parola e immagine sono stati complementari. Si diceva nel Medioevo che pittura è letteratura illiteratis, cioè la pittura è la letteratura per chi non sa leggere. Quindi la possibilità appunto di scrivere e trasmettere le informazioni. Poi, altro problema che l'uomo si è interrogato è lo spazio. Cosa c'è intorno? La carta geografica è il primo strumento che permette di interrogarsi e di fissare sul supporto le caratteristiche dello spazio intorno. E dire l'informazione strategica vai da A a B passando per C è essenziale e viene in questo modo trasposta in forma grafica e quindi anche comunicabile, non solo più orale. Quando vedi quella pietra, gira a destra. E quindi naturalmente una maggiore durevolezza e una maggiore possibilità di trasmissione. Ovviamente la carta, a differenza della scrittura, non è esatto. Diciamo che la competenza tecnica che è richiesta per la lettura di una carta è particolare, o meglio è diversa da quella della scrittura. La carta deve essere, la persona deve essere in grado di leggere e scrivere la carta, esattamente come è in grado di leggere e scrivere l'alfabeto. E questo non è irrilevante, perché significa che la carta ha un suo linguaggio, se non si rispetta il quale, la carta diventa incomprensibile. Questo immagino che lo sappiate.
sì, naturalmente, ma vi invito a riflettere non solo su quanto sia importante, ma anche su quanto sia radicato nella storia dell'uomo. Ovviamente, per una serie di ragioni che sono, che diciamo, sperimentiamo tutt'oggi, la capacità di lettura e scrittura dell'informazione geografica è riservata a meno persone della capacità di lettura e scrittura dell'informazione testuale. Questo ci accompagna fino a oggi, dove, malgrado l'evoluzione tecnologica, comunque produrre un'informazione che sia diciamo, organizzata su base geografica è più complesso che produrre una informazione su base testuale. Possiamo provare a essere tutti scrittori e magari ci riusciamo in 8%. Possiamo provare a essere tutti cartografi, ci riusciamo in 8%, dove questo secondo tot è molto meno del primo, perché è più complesso. Ora però il fatto di poter organizzare lo spazio e rappresentarlo rivoluziona la nostra visione dello spazio e quindi da questo punto di vista è un enorme passo avanti, perché permette di pensate, mi rimetto alla giacca dell'archeologo, questo è un oggetto molto discusso. Mi verrebbe da fare il professore e fare la domanda, perché è discusso? Siccome chiede persone che sanno un po' di queste cose, è una domanda che potrei farvi. Però, diciamo, il setting non ce lo a meno che non infrangiamo il protocollo, io sono disponibile sempre a infrangere il protocollo, il setting non ce lo consente. Vi do io qualche indicazione. Allora, ex cattedra, vi do io qualche indicazione. Allora, vedete la differenza, per esempio, che c'è tra questa, che è la tabula poitingeriana, e questa, che invece è la mappa di Soleto. Perché ci si è interrogati così fortemente sulla sua autenticità o meno? E il fatto che se ne parli poco mi fa venire il vago sospetto che non essendo riusciti a metterci d'accordo noi sulla sua autenticità, l'abbiamo un po' messa da parte, come tutte le cose imbarazzanti, poi magari tra 30 anni la ritiriamo fuori, rivoluzionaria, scoperta una nuova rivoluzionaria interpretazione della mappa di Soleto. Perché somiglia, a parte alcune cose tecniche legate all'uso del greco, eccetera, eccetera, somiglia stranamente a un'immagine della cartografia attuale. E questo non è insignificante, proprio perché noi invece sappiamo che la visione dello spazio, a cominciare dal nord in alto, che la visione dello spazio degli antichi, per quello che ne sappiamo oggi, era diversa. Allora adesso non vi faccio vedere questa cosa per discutere o meno la sua autenticità, ve la faccio vedere perché dal confronto delle due cartografie vi rendete conto di come l'evoluzione della cartografia abbia rivoluzionato, la nascita e l'evoluzione della cartografia abbiano rivoluzionato la nostra visione del mondo. E quindi vedere, come dire, un elemento fuori posto come questo mette in discussione una serie di conoscenze che riguardano non tanto la tecnica, non tanto l'ortografia del greco, perché poi appunto giustamente gli archeologi, gli ottologi, i linguisti, gli umanisti sono persone che si mettono lì e fanno, spaccano il capello in quattro. Ma non è tanto, è proprio la visione d'insieme, la visione del mondo, la visione dello spazio, che in questo caso è fuori posto. Perché noi sappiamo che si è evoluta in un certo modo e sta continuando ad evolversi. E questa rivoluzione nasce con la nascita della carta geografica. Poi c'è la grande rivoluzione, quella che ha fatto dire adesso i libri non si faranno più a mano, si faranno automaticamente. Automaticamente, come se oggi portassimo byte per byte l'informazione da un paese all'altro sotto braccio. Quindi si potrà, chi controllerà più che cosa? Chiunque potrà stampare libri, 10 copie, 100 copie, tutte insieme, di una cosa che prima doveva essere copiata a mano dai monaci, quindi c'era qualcuno che gestiva la produzione e la diffusione dell'informazione scritta. La stampa apparentemente rivoluziona questo e mette in mano la
produzione, la circolazione delle informazioni ad altri soggetti. Dopo la stampa c'è il giornale, non ce l'ho messo, il caffè, il giornale del Settecento, che è un'altra cosa rivoluzionaria, deriva direttamente dalla stampa. La possibilità che chiunque si alza, gli ha un torchio a caratteri mobili, dei fogli di carta, li stampa e li distribuisce in 10, 20, 100, 200, 1000 copie. E quindi 10, 20, 100, 200, 1000 persone conoscono le tue idee. E prima non potevano, dovevi andare lì e dirgliele, perché la produzione del libro era in mano ai monaci amanuensi, con quello che dettava, in principio era il verbo, in principio era il verbo, e il verbo era presso Dio, e il verbo era presso Dio. E quante copie, quante Bibbie? 10, 15, 20, poi stanno là in biblioteche. Quindi, e anche la stessa possibilità di conservazione diventa più stabile, perché tante più sono le copie, tanto più c'è la possibilità che si conservino. Il libro, quello di Aristotele, quello perso del nome della rosa, per esempio, oggi non succederebbe più, anzi oggi il problema è cancellare le informazioni scomode, perché come dei boomerang, cose dette o fatte 10 anni fa ci ritornano improvvisamente addosso. Poi, a un certo punto, tutta la massa di informazioni che noi andiamo ad accumulare con questo sistema raggiunge una soglia critica rispetto alla quale non si può più gestire. Cioè non basta più fare la biblioteca con tutti i libri in ordine per autore, per titolo, per argomento, col catalogo scritto a mano. No, allora cerchiamo il libro, aspetta, dov'è che sta? Il terzo scaffale a destra e il quinto libro. E lì lo prendo e lo trovo. A un certo punto non è più possibile. Questo sistema scoppia. E allora nasce l'informatica, intesa come informazione automatica, cioè la possibilità di organizzare, gestire e reperire delle informazioni su base automatica. Ora, tra l'altro, oggi noi qualche volta ci scontriamo contro la difficoltà di fare una cosa a livello tecnico, per cui magari tante volte dici, vabbè, però ho fatto sto scritto, però forse faccio print in mano. Pensate, i tecnici dell'IBM nel 1950 usavano le schede perforate, che andavano riperforate periodicamente perché usavano i sistemi meccanici. La logica che c'era dietro, che era quella della macchina di Turing, era stata già inventata, cioè il computer è stato inventato prima che tecnicamente fosse possibile realizzarlo. E chi ci ha creduto ha investito miliardi di dollari per fare una cosa che facevano prima a farla a mano. Se qualcuno avesse detto, vabbè, mostra a fare queste schede, poi le metti nella macchina che le deve contare, eccetera, ma questo calcolo 7x7 faccio prima a mano, a fare, ma me lo fa 7x49, sono pure i bambini. Però oggi tu scrivi, che ne so, geografia con la C, ti sbagli, e Google ti dice forse volevi dire geografia, sei accorto pure che ho sbagliato a scrivere. Quindi in realtà questa è una grande rivoluzione che nasce non tanto per fare i conti, quanto nasce per organizzare e reperire le informazioni e anche verificare la loro attendibilità, perché verificare l'attendibilità delle informazioni non si può fare su base intuitiva, ma si può fare sulla base di un set di conoscenze che tu hai a disposizione, che ti permette di capire quanto l'informazione è coerente. Allo stesso modo, così come oltre una certa massa di produzione di informazione scritta è necessario un sistema automatico di gestione e reperimento, così anche, superata una certa massa di informazione geografica, nasce l'esigenza di gestire questa informazione attraverso sistemi automatici. Per, soprattutto, se vogliamo entrare nello specifico tecnico, per due ragioni essenziali, e cioè il fatto che i dati geografici non sono allineati con la stessa facilità con cui puoi allineare delle informazioni scritte, e anche il numero di informazioni, visto che l'informazione cresce, che puoi rappresentare simultaneamente all'interno di un supporto cartografico, è gioco forza limitato. E quindi di conseguenza si cerca un sistema per gestire meglio
questa cosa che non sia avere due carte aperte sul tavolo e guardare prima una e poi l'altra, cercare di sovrapporle contro luce come per tanto tempo abbiamo fatto. Una volta che il meccanismo è partito, poi non si ferma più, per cui a un certo punto anche il mondo dell'informazione automatizzata, quella che è gestita attraverso i computer, deflagra, perché con la nascita della rete la produzione, la circolazione di informazione scritta aumenta ancora. Tutti scrivono, tutti mettono, tutti pubblicano cose, eccetera, eccetera, tanta informazione disponibile. Già negli anni 60 un archeologo, però un personaggio molto singolare, diceva come la cosa importante per cui il computer è utile per l'archeologia è la gestione e il reperimento delle informazioni. Perché? Perché io oggi tutti i libri che mi arrivano non riesco a leggerli. Stiamo parlando degli anni 60. E se anche restringessi il mio campo di quello che leggo solo alla mia stretta specifica specializzazione, comunque si produce più informazione su questo ogni anno di quanta io abbia il tempo di leggere. Quindi, di fatto, nel momento in cui questa, dagli anni 60 a oggi, questa quantità di informazioni aumenta in maniera che definire esponenziale e riduttivo, a questo punto il vero valore strategico, e quello che peraltro vi invito a riflettere, è quello che oggi il potere, quello con la P maiuscola, quello di Andrea, che è stato impiegato, cerca di tenere sotto controllo, è proprio il recupero e la verifica delle informazioni attraverso i motori di ricerca, che non sono naturalmente quelli che utilizziamo noi, quelli che utilizzano, ma che sono molto più complessi e che servono a trovare veramente le informazioni che servono, distinguendo tra quelle che sono pertinenti e quelle che non sono pertinenti. Se dico Laden, forse sto parlando di Bin Laden, ma se sto in un paese di lingua tedesca forse sto parlando del fatto che bisogna caricare un camion. Allora, anche in questo caso, la pertinenza dell'informazione è essenziale. Quanto più la tua ricerca è generica, quanta più è la massa di dati che ti sommerge nel momento in cui googli qualche cosa, come dicono gli americani, tanto più questa informazione sarà scarsamente utilizzabile, o sarà più difficilmente utilizzabile, o richiederà una verifica manuale, tra virgolette, da parte vostra, cosa che gli uffici del Pentagono non possono fare, e quindi demandano, a degli strumenti più sofisticati. Quindi è proprio questo meccanismo. L'informazione circola, si sviluppa, cresce e si modificano le modalità di controllo dell'informazione e della loro produzione. Se prima era il monaco che copiava l'amanuense dello scriptorium medievale, in principio era il verbo, in principio era il verbo, oggi nessuno più si preoccupa di quello che scrivi. È raro che deve querelare qualcuno perché quello che scrivi possa essere considerato pericoloso. La società, il potere, quello che la prima, non controlla più questo. Tu puoi fare quello che ti pare, tranne se qualcuno ti denuncia, ma solo perché lì a quel punto c'è un problema che scatta un procedimento attraverso un tribunale, sono gli avvocati, eccetera. Ma altrimenti nessuno se ne accorge. Perché la cosa veramente importante è il fatto che le informazioni siano reperibili, quindi non ne frega più niente a nessuno che la gente scrivete quello che volete, tanto quello che conta è come poi io domani queste informazioni le analizzo, e attraverso l'analisi di queste informazioni analizzo il corpo sociale, analizzo il comportamento del corpo sociale e quindi oriento la mia azione, diciamo, di controllo sociale che ogni, diciamo, gruppo di potere da sempre esercita e continuerà ad esercitare. Per questo capire questi meccanismi è importante. Ci si può trovare o da una parte o dall'altra della barricata, se vogliamo, però è essenziale capire che il vero valore è quello, non più tanto il fatto di
loro reperimento e il loro utilizzo ai fini di capire quello che sta succedendo. Prima, quello che c'aveva i cavalli più veloci vinceva le guerre perché aveva l'informazione su quello che sta succedendo a 100 km prima dell'altro. Oggi vince le guerre, per così dire, che sono guerre molto, diciamo, meno cruente da un certo punto di vista, ma non meno sanguinose, le vince chi ottiene prima e meglio l'informazione importante. Quindi le vince chi ha il motore di ricerca più efficiente. Quando poi tutto viene messo insieme all'interno, diciamo, della stessa piattaforma, il problema, diciamo, cessa di essere gestito sul piano, diciamo, dell'analisi testuale, dell'analisi dell'informazione scritta e quello dell'informazione geografica, per cui per esempio oggi le grandi soluzioni, quelle che usa il Pentagono, non solo ti dice chi ha detto una certa cosa, in quanti hanno detto una certa cosa, ma anche dove sono, forse perché li vogliamo andare a cercare, o forse perché ci fa comodo che stiano lì, o forse perché vogliamo solo sapere che stanno là, e così magari controlliamo pure se si spostano, perché se stanno là va tutto bene, se si spostano scatta un geo event che mi manda un allarme e mi dice quelli si sono spostati, presto mandiamo gli F-35, ma fino a quel momento non succede niente, sono solo che stanno là, dicono quelle cose, fanno quelle cose, non mi sta bene, però stanno là, sono lontani, non mi danno fastidio, se allungano un passo oltre quel limite scatta un alert, sempre su base cartografica, quindi diciamo che la possibilità di mettere tutto insieme ti permette a questo punto di vedere che l'informazione, che quella che prima era legata o alla parola o alla carta, a questo punto è messa insieme e, diciamo, permette ovviamente una gestione di gran lunga più efficiente. Ora, la cosa che, diciamo, ha portato alla emersione dei sistemi informativi geografici, appunto, non è tanto il fatto che essi siano più o meno tecnologicamente efficienti. Cioè, la grande novità, tra virgolette, del fatto che oggi possiamo utilizzare questi strumenti non è lo strumento in sé, è l'idea che sta dietro lo strumento, che ogni informazione, ogni attributo della realtà, chiamiamolo così, ha una collocazione nello spazio. Questo non è secondario, perché, per esempio, noto, per il tipo di lavoro, appunto, che faccio insieme agli amici di Esri, che nel mondo della ricerca ci sono delle resistenze, tra virgolette, a considerare l'utilizzo di questi sistemi in alcuni settori, dove, diciamo, si preferisce lavorare in modo tradizionale. Ora, da un lato è probabile che sia l'esperienza pregressa di chi fa il professore all'università, che ha magari qualche anno più di me, ma c'è la mia età, perché poi appunto comincia a essere della vecchia guardia pure io, a fare sempre come ha sempre fatto. Questo è quello che ho detto all'inizio, cioè la realtà ha accelerato il proprio progresso e la capacità umana di stare al passo, evolve, sì, si adatta, però c'ha comunque un ritardo, rispetto al quale appunto non dobbiamo quindi colpevolizzare, perché tu sei un vecchio batucco, cioè, però, piano e per favore. Però è anche vero che dietro questo c'è probabilmente anche una difficoltà a rappresentare alcune cose in termini di spazio. C'è l'idea veramente che tutto possa avere una sua collocazione geografica. Vi faccio un esempio che può essere interessante anche dal punto di vista di sviluppo poi di soluzioni, che poi tutte le cose tecniche le vedrete con persone che non posso neanche allacciare, come diceva quello, gli allaccio e scarpe neanche. Però mi ricordo, a tempo fa presentai alcune questioni legate alle piattaforme online di Esri a un gruppo di colleghi dell'università, in cui feci l'esempio della possibilità di costruire delle story map a partire dalle
fotografie che sono su Facebook, perché sono, hanno un attributo spaziale. Questi non ci avevano mai pensato, e alcuni sociologi mi hanno detto, però questa mi fa venire un'idea, e cioè che per esempio si potrebbe analizzare quali sono i luoghi della Terra più fotografati, più cliccati, più mi piaciati, più condivisi, dando per così dire della appetibilità anche turistica di un'area un'immagine molto diversa rispetto a quello che fanno gli APT oggi tradizionalmente, che negli aeroporti tu riempi il questionario: dove sei stato, che hai visto, ti è piaciuto, dove ti è piaciuto di più, e quelli vanno a fare le statistiche sul turismo. Oggi sarebbe appunto possibile fare un'operazione utilizzando delle cose che non sono nate per essere viste in termini di collocazione spaziale, ma che a un certo punto, per ragioni, diciamo così, non dico accidentali, però con una divisione cellulare che viene diversa dall'altra, e allora poi la nuova creatura ha un attributo che quella prima non ha, e che magari gli permette un migliore adattamento all'ambiente, e poi quindi una razza si estingue e l'altra invece prosegue. Ecco, allo stesso modo, queste cose hanno questo, a un certo punto gli viene dato questo attributo per ragioni legate alla tecnica, e questo gli dà un elemento in più che permette di utilizzarle in un modo che nessuno prima aveva pensato di utilizzare. Quindi questa, da questo punto di vista, è la ricerca vera, cioè quella che tu c'hai delle cose e le usi come nessuno mai aveva pensato prima. Ecco, questo per dire che appunto ci sono dei settori che ancora non si rendono compiutamente conto di questo fatto, ma in realtà tutto quello che noi facciamo ha una collocazione nello spazio che può essere utilizzata ai fini di organizzazione di questa informazione. Inoltre, questa informazione appunto è ormai di tutti, anche a sua insaputa, come diceva, anche a insaputa di ognuno di noi, è di tutti, è per tutti. Tutti teoricamente potrebbero utilizzarla, e sicuramente tutti o quasi tutti, tranne quelli che magari hanno l'abitudine di staccare tutti i GPS, a fare che devi staccare la batteria, addirittura adesso girano voci che anzi non lo so se c'è qualcuno che si occupa di queste cose qua dentro e poi può dire se è vero che se non stacchi la batteria anche se il telefono è spento ti trovano. Però comunque, ma al di là delle leggende metropolitane, obiettivamente, siccome poi alla fine nessuno di noi, cioè, ognuno di noi pensa, vabbè, io non c'ho niente da nascondere, quindi poi alla fine se il telefono tiene traccia di dove sto, e mi frega, facesse pure, anche perché magari qua e là c'è anche il vantaggio, può essere anche semplicemente divertente, ho visto che sei andato, mi hai mandato il messaggio che stavi a Otranto, allora lì può essere anche una cosa divertente, no? Allora uno dice lo lascio fare. E questo crea una massa di informazioni, va a creare una massa di informazioni, quella che poi va a finire in questa grande cosa che è il big data. A proposito, infatti non ho, si vede, no? Sono archeologo, quindi non ho affrontato l'ultimo step, che però è implicito, è il big data, cioè una quantità di data tale per la quale poi bisogna trovare dei sistemi di gestione e di organizzazione che vanno oltre quelli che fin qui siamo stati in grado di utilizzare, perché altrimenti il dato diventa semplicemente illeggibile. Questo anche, diciamo, fa parte delle frontiere su cui siamo in questo momento, cioè su cui in questo momento ci affacciamo. Allora, è chiaro che se è vero che il possesso delle informazioni è un elemento strategico dentro il funzionamento della società e all'interno dei rapporti di potere, allora potremmo dire, vabbè, nel momento in cui questa informazione non solo è per tutti, tutti leggono e tutti scrivono, tutti sanno far di conto, in più tutti quanti ora sanno di geografia, quindi gestiscono, per così dire, la componente alfanumerica e la componente spaziale del sapere in maniera sufficiente, allora siamo su una, come dire, nuova frontiera della democrazia, in cui quasi
sapere che cosa sta succedendo in, forse, cosa sta succedendo in Ucraina, forse, perché in realtà appunto, come vedremo, non è così, perché lo so, perché le informazioni circolano, tutti quanti abbiamo accesso e quindi siamo arrivati al paradiso dell'uguaglianza sul piano informativo e quindi di conseguenza siamo di fronte alla possibilità di raggiungere una democrazia compiuta. Do questa connotazione politica alla cosa, perché poi è in realtà la politica che fa le scelte relative, in ultima istanza relative allo sviluppo tecnologico. Per cui se oggi noi smadonniamo in un posto perché non ci abbiamo segnale, perché non c'è la banda larga, eccetera, eccetera, la colpa, tra virgolette, è chi ha scelto di investire in una direzione o in un'altra. E quindi di conseguenza la responsabilità di tenere un'area del paese in una situazione di arretratezza dal punto di vista tecnologico, in una situazione, in un mondo in cui la fruibilità di questa tecnologia diventa invece essenziale sul piano dello sviluppo sociale ed economico. Quindi la cosa mantiene una forte componente politica che io dubito che la ignoriate, però la evidenzio e ve la restituisco evidenziata, questo professore quindi si è abituato a segnare con l'evidenziatore le cose importanti, ve la restituisco evidenziata perché ci riflettiate ulteriormente, perché sicuramente da questo punto di vista, come vedremo, c'è ancora moltissimo da fare e ripeto, è molto importante il fatto che di questi temi si parli anche dal punto di vista strettamente tecnologico, appunto non solo da quello della filosofia generale, perché sono quelli che poi determineranno lo sviluppo della società del futuro, che poi è il futuro prossimo. Quindi apparentemente gestiamo, abbiamo la possibilità di accedere, quindi siamo di fronte a una situazione in cui potremmo essere di fronte a quel salto di qualità che porta a essere una società libera, una società di persone, come ho detto all'inizio, in grado di conoscere per deliberare. Allora, non è così per una serie di motivi. Siccome la tecnica oratoria prevede delle fasi di alleggerimento, ve ne do subito una per modo di dire. Allora mi rimetto alla giacchetta dell'archeologo, perché allora l'organizzazione della informazione del testuale quindi, e della componente geografica, quindi l'informazione legata allo spazio. E no, manca una cosa. E fortunatamente oggi i sistemi cartografici hanno imparato a gestire, che è quella del 1984, cioè il tempo. Perché il tempo, la dimensione temporale, è altrettanto importante che quella spaziale. E infatti i miei colleghi 10 anni fa, quando cominciarono a essere diffusi nel mondo della conoscenza storica i sistemi informativi geografici, in realtà poi hanno cominciato gli archeologi soprattutto, ma anche gli storici, hanno cominciato a parlare di tempi, diciamo che sono tardi per chi di GIS si occupa veramente in modo nativo, perché il momento di parlarne era l'85, presto rispetto a quello che siamo abituati a pensare noi, cioè nel 94-95, hanno cominciato a interessarsi gli storici e gli archeologi al problema dei sistemi informativi geografici, dicendo da delle nuove possibilità, cioè, subito è insorto qualcuno a dire attenzione, però c'è un problema, anzi due. Uno, che se l'informazione non è chiaro dov'è, non la possiamo gestire con un sistema informativo territoriale. Questo è un problema tecnico che appunto rimane da risolvere. L'altro è che l'informazione è legata a un fattore tempo, che noi che siamo storici dovremmo sapere. Allora ci siamo messi a fare la mosca cocchiera del fatto che ha visto, e hanno cominciato a sviluppare abbiamo cominciato a guardare con attenzione alcune applicazioni che servivano proprio a gestire la variabile tempo all'interno. Poi alla fine noi ci siamo limitati a fare i catoni, dicendo però non va bene, però poi abbiamo continuato a lavorarci, giustamente, che fortuna, finché poi piano piano oggi per esempio in molti sistemi è possibile avere facilmente la gestione del dato cronologico che ti permette l'organizzazione dell'informazione non solo nello spazio ma anche nel tempo, quindi vedere
come cambia nel tempo un certo dato. La cosa non è il fatto che oggi questo sia più facilmente gestibile, non è irrilevante, perché mi ricordo che al tempo in cui ho fatto il primo corso di questa roba, circa 7-8 anni fa, diciamo sono un parvenu, mi ricordo ancora che c'era un tecnico, una geologa che faceva il corso, che veniva dal CNR e si occupava di qualità delle acque o qualcosa del genere, che diceva che col loro sistema loro davano un aggiornamento quotidiano, un aggiornamento periodico delle informazioni disponibili sul sistema informativo, cambiando la tabella. Cioè prendevano la tabella vecchia, la archiviavano e mettevano nel sistema, diciamo, del database relazionale, la tabella relativa a quel parametro che evolveva nel tempo veniva semplicemente sostituita con una aggiornata a quella data. Per cui non c'era, diciamo, lo storico andava ricostruito a tavolino. Oggi, ovviamente, io non so se questi in realtà lavorassero, probabilmente sì, con un sistema primitivo ancora, perché era il 2007, quindi non era proprio l'altro ieri, però sicuramente oggi da questo punto di vista è stato fatto moltissimo, ci sono delle applicazioni, anche delle web application molto semplici, che permettono di gestire il parametro, a condizione che sia scritto correttamente, gestire il parametro temporale in maniera molto più semplice. Quindi, noi abbiamo detto a suo tempo, ecco, visto che bisogna controllare il tempo è importante perché l'evoluzione, sapere bene come si è evoluta una certa cosa nel tempo è altrettanto importante che avere i cavalli veloci che ti fanno sapere cosa succede a 100 km prima degli altri in maniera tale che tu, re alto medievale, possa vincere la battaglia quel giorno. Per fare questo, perché si passi da una visione, come dire, passiva, tra virgolette, cioè ok, l'abbiamo interiorizzata, però se le cose si possono interiorizzare in vari modi, no? Si possono anche subire interiormente, cioè ormai abbiamo capito che è così, subiamo questa informazione, oppure possiamo cercare di essere parte attiva. Ovviamente sto parlando a persone che sono dalla parte di chi queste cose le sa produrre, le sa gestire, no? Quindi, no? Però in realtà il mondo è composto da 8 miliardi di persone, di cui solo un'infinitesima frazione oggi è in grado di affrontare in maniera matura questi aspetti. E invece, così come Don Milani diceva, un libro letto oggi è un calcio in culo in meno domani, anche dal punto di vista della conoscenza di questi temi, maggiore la conoscenza che riusciamo a raggiungere, minore sarà la nostra sudditanza domani rispetto alla produzione e all'organizzazione delle informazioni, che sono quelle sulla base delle quali vengono prese le decisioni che poi ci influenzano realmente. Quindi il fatto che noi mettiamo, che un operatore da qualche parte metta dei punti su una mappa, non è un fatto privo di conseguenze, perché è un fatto che domani influenzerà la vostra vita. Se passerà l'autobus, passerà sotto casa vostra o due isolati più in là, che è una stupidaggine, fai due passi a piedi, oppure se l'ospedale verrà costruito lì o 5 km più in là, da queste parti ho notato che ogni volta che spostiamo l'ospedale tutti cominciano a staccare i capelli, che è più importante, ma anche se l'ospedale si farà, ma anche se veramente in quella zona si muore di quelle malattie, e se la morte per quelle malattie in quella zona è legata o meno alla presenza dell'amianto, alla presenza dei rifiuti tossici, alla presenza delle discariche sotto la piazza come a Soleto, alla presenza dell'Ilva. Com'è che girano così poche carte epidemiologiche del Tarantino? Basterebbe, cioè, Riva arriverebbe dicendo: scusate, che cosa state dicendo? Non è colpa mia, con la carta epidemiologica che ti dimostra che la mortalità per tumore nell'area tarantina è uguale a quella in Alabama. Zittisce tutti, la gente smette di dire che l'Ilva inquina e che sia la morte. Perché questo non succede? Oppure, perché non si dimostra definitivamente che il problema esiste in maniera inconfutabile? Evidentemente il possibile
possesso e l'organizzazione di questa informazione epidemiologica è strategico. E non voglio fare il complottista, però c'è ovviamente una certa riservatezza rispetto a determinati dati che serve presumibilmente, diciamo, per quelle informazioni che possiamo avere sulla base della conoscenza dei meccanismi standard di funzionamento della società, servirebbe a non creare allarme sociale. Riva non può arrivare con le sue perché non esistono statistiche favorevoli alla Riva, neanche se le inventa. Però anche dall'altra parte, evidentemente, c'è una certa reticenza a mantenere, diciamo, a fornire i dati in maniera esplicita, perché evidentemente dietro a questo c'è la possibilità di creare un allarme sociale rispetto a cose che probabilmente spezzano una lancia in favore del potere della prima lista, non sono neanche veramente assodate. Allora comincia a circolare appunto informazioni, possono circolare informazioni incontrollate e potrebbe, la situazione potrebbe sfuggire di mano. Quindi da questo punto di vista appunto è importante che capire che mettere quei punti su quella mappa significa oggi influenzare le scelte di domani. E quindi è importante da parte di ognuno di noi capire come anche la mappa mente o può essere costruita in maniera da poter mentire, perché quella mappa influenzerà delle decisioni. Quindi bisogna arrivare appunto ad avere un approccio critico che per la parola fa parte del nostro DNA, cioè tutti noi ormai sappiamo, siamo convinti di sapere che le parole non dicono sempre la verità, anzi, quasi mai, anzi, credo che abbiamo interiorizzato proprio il fatto che la parola esprime un punto di vista, anzi, forse che la parola serve per esprimere un punto di vista, anzitutto, che una rappresentazione oggettiva della realtà attraverso la parola, ma anche attraverso l'immagine, non è possibile. E quindi a un livello più o meno consapevole siamo in grado di fare la tara a quello che leggiamo o a quello che sentiamo dire. È chiaro che più siamo colti, tra virgolette, questo colti è messo tra virgolette proprio perché non è tanto la quantità di cose che sappiamo, ma è la capacità che abbiamo di organizzare questo sapere. Perché ancora una volta il vero sapere non è sapere le cose in sé, ma è saper strutturare quello che sappiamo. Maggiore è questa capacità che noi abbiamo, maggiore sarà la capacità di cogliere le contraddizioni tra quello che leggiamo o quello che ci sentiamo dire e una, come dire, una conoscenza diffusa, più o meno standardizzata, che noi abbiamo sedimentato nel nostro vissuto, rispetto a cui verifichiamo se queste informazioni confliggono oppure se queste informazioni hanno delle contraddizioni interne rispetto al nostro modo, ormai standardizzato, di valutarne la logica. Per questo quando arrivano quelle bufale su internet con quegli appelli insensati, io per esempio, ma immagino facciate anche voi, c'è un paio di siti che sono molto divertenti da questo punto di vista, cerchi con qualche parola chiave e scopri che è una bufala che va avanti da 15 anni. C'è un blog di un certo Paolo Attivissimo che è divertentissimo, il quale fa tutto lo storico. Le prime notizie di questa bufala risalgono ancora quelli le cose che fanno venire il cancro, no? C'è su internet la versione del foglietto che quando ero bambino io, cioè negli anni 70, circolava con scritti coloranti che fanno venire il cancro, che era il centro antitumori di Aviano. E ancora ritorna sulla rete, cioè informazioni che non sono assolutamente attendibili, che andrebbe, ovviamente hanno un fondamento, che però circolano in questo modo. Allora è interessante vedere appunto come noi siamo capaci abbastanza di riconoscere il fatto che alcune informazioni che ci arrivano sono poco attendibili. E molto spesso lo facciamo istintivamente. E lo facciamo istintivamente perché grosso modo noi possediamo di questa, della parola scritta, della parola, possediamo il codice, ormai diciamo dal tempo di Omero, perché la parola scritta appunto storicamente fa parte del nostro. E lo stesso facciamo con la fotografia, nel senso che noi oggi sappiamo che abbiamo imparato in fretta che l'immagine mente, che
che l'immagine può essere costruita appositamente per fini di propaganda o anche per fini, diciamo, artistici. In fondo il fotografo spesso e volentieri è uno a cui piace fare delle belle foto. Allora, la bella foto è una foto che esprime qualcosa, e quello che esprime non necessariamente può essere colto attraverso lo scatto nudo e crudo. Sì, ci sono alcuni casi in cui ci si riesce, ma altri in cui no. E quando non ci si riesce, si fanno cose del genere. Si dice al soldato sovietico: torna lì e rimetti la bandiera, che c'è il fotografo dell'agenzia Magnum che deve scattare la foto, e torna lì a rimettere la bandiera sul Reichstag. E la foto passa alla storia. Però noi sappiamo che questa foto è falsa. Ma il fatto che noi sappiamo che questa foto è falsa fa perdere la sua importanza, il suo valore espressivo? No, il fotografo ha raggiunto quello che voleva. Però la foto è falsa. Allora, siccome noi queste cose le sappiamo, allora, quando vediamo scritto qualcosa, sentiamo dire qualcosa, o vediamo un'immagine, sappiamo che c'è, diciamo, potenzialmente qualcosa che non va, qualcosa che può non essere esattamente al posto giusto. Qui c'è stato un errore nell'animazione, chiedo scusa, ma appunto noi sappiamo, vi dico quello che nell'altra non c'è, scusatemi, quello che si dovrebbe vedere e non si vede, e cioè noi sappiamo che dietro c'è un autore, quello è Montanelli che scriveva con la Olivetti lettera 22. Quindi l'autore, il fatto che dietro un prodotto del linguaggio, qualunque questo sia, c'è un autore, e questo autore influenza il prodotto, ci porta spesso a interrogarci su chi è che ha detto questa cosa, perché l'ha detta. E non c'è niente di male, sappiamo che non c'è niente di male che dietro un'informazione sia un punto di vista. Che dietro un'informazione sia un punto di vista. Quindi, da questo punto di vista è importante per noi sviluppare un approccio critico al problema, perché altrimenti rischiamo poi con le nuove tecnologie, per una serie di motivi che potete facilmente intuire, ma che appunto nel corso di quest'altra oretta evidenzierò, vi è sicuro evidenziato sempre col solito modo di fare il professore, perché questa coscienza la dobbiamo continuamente esercitare, proprio perché serve per potersi poi muovere in maniera adeguata all'interno dell'insieme di informazioni e non subirle in maniera passiva. Dunque, vi propongo di fare una piccola pausa, penso che siete d'accordo, 5-10 minuti, e poi riprendiamo da questo punto. Non so, dal punto di vista della regia, mi dicono la regia si può fare. Ok, allora facciamo questa pausa di 5 minuti. Allora, dunque, qua che bisogna cambiare mask, sì, no, sì, poi, ci stanno, le slide stanno qua, facciamo partire da presentazione, la teoria corrente, ok, quando la regia vuole, io posso. Allora, quindi allo stesso modo riprendiamo più o meno da dove siamo rimasti con una, appunto, passiamo quindi, per così dire, dal problema di avere un approccio critico alla parola, che appunto di cui abbiamo imparato a conoscere il valore, ad un approccio critico invece all'informazione cartografica, che è una cosa molto più complessa. Diciamo che non so se vi ricordate una volta, tanti anni fa, quando la nonna diceva: ah, è vero, l'hanno detto in TV. Allora il fatto che una cosa venisse detta in televisione dava, come dire, una patente di verità ad una informazione che in realtà, appunto, sappiamo tutti che soggiaceva a tutte le leggi della comunicazione verbale o scritta. Fatto che c'era comunque un punto di vista, eccetera, eccetera. Quindi, però la nonna diceva:
costitutiva, diciamo, di questo substrato critico indispensabile per mettere in una giusta prospettiva questa informazione, diceva l'hanno detto in TV, e quindi quello, diciamo, dava la patente di verità. Oggi la stessa cosa l'ho letto su internet, vabbè, d'accordo, in realtà, siccome forse la grande quantità di informazione genera, diciamo, un approccio critico automatico, nel senso che uno vede, a quel punto vede tra tale e tanta informazione contraddittoria, che o decide, e anche su questo poi sarebbe da fare una piccola digressione, che magari facciamo, di rinchiudersi all'interno di uno dei punti di vista che vengono espressi, quindi nascono i flame, oppure non nascono affatto, nel senso che i diversi punti di vista non comunicano, oppure appunto di fronte a tutta questa informazione dispositiva, almeno di quella che riesce a reperire, si fa già da solo automaticamente, per così dire, una visione critica del problema. Con la cartografia è un po' diverso, perché, e qui entriamo, come dire, nel campo del dominio della tecnica, così come in fondo anche la televisione per la vecchietta, cioè la nonna, l'ho visto, l'hanno detto in TV, passava attraverso un mezzo tecnico che gli dava, come dire, un'autorità che se l'avesse detto il salumiere non sarebbe stata la stessa cosa. Allo stesso modo, appunto, la cartografia è un prodotto tecnico, e quindi diciamo che si può supporre che ingenuamente sia stata fatta da un esperto, quindi da uno che ha detto le cose come stavano. Peggio mi sento nel caso in cui il prodotto tecnico sia anche frutto di una dimensione tecnologica più avanzata. Allora lì c'è la cartografia elettronica, ancora di più, perché addirittura sappiamo che è fatto con uno strumento più avanzato e quindi ha una maggiore precisione. Io tutte le volte vedo i zeri dopo la virgola, c'è un punto da qualche parte dello schermo a seconda del programma utilizzato e del settaggio specifico, che ti dice, che ti dà delle informazioni di coordinate con tutta una serie di numeri dopo la virgola. Io tutte le volte che vedo queste cose mi spavento, perché dico sì, vabbè, ok, d'accordo, però il fatto che il dato sia preciso non significa che sia giusto, sono due cose diverse. Invece, ingenuamente, noi possiamo pensare appunto che un prodotto di una tecnologia avanzata sia di per sé portatore di una autorità che di suo in realtà non ha. Noi combattiamo, io questo lo posso dire, diciamo, anche come archeologo, nella misura in cui noi siamo quelli che veniamo dalla tradizione umanistica, siamo transitati come una siamo transumati come una mandria dentro la tecnologia, abbiamo con la tecnologia un rapporto difficile, abbiamo un forte background critico da grilli parlanti, che abbiamo una serie di difetti che però qualche volta possono trasformarsi in pregi, e quindi abbiamo, cioè, tutta una schiera di colleghi che dice giustamente attenzione, perché l'utilizzo di uno strumento tecnologico avanzato crea una dimensione di falsa oggettività che poi resterà, per cui se io faccio il rilievo sullo scavo a matita, quello c'ha un codice che tutti noi più o meno addetti ai lavori sappiamo leggere, e che quindi una volta che è archiviato si presume che anche dopo 2, 3, 4, 5, 10 anni viene tirato fuori, chi lo guarda è come il libro, chi lo guarda sa, capisce toccandolo come la persona ha lavorato, ha gli strumenti, ha come dire, la cultura di interpretazione del dato. Se io faccio un rilievo al laser scanner, ecco, prendiamo questa stanza, allora se io faccio un rilievo a mano di questa stanza, io, operatore che fa il rilievo, noterò alcune cose e non ne noterò altre. Parte volutamente, cioè ci saranno alcune cose che io riterrò importanti, parte involontariamente, in base, come dire, a una certa cultura che io da operatore ho. E di conseguenza tutti quelli che con me condividono la stessa cultura sanno dare il giusto peso al tratto di matita che io vado a disegnare. Per cui tra questo disegno, questo rilievo, passa di mano e mantiene grosso modo inalterata la sua eloquenza.
invece se io faccio un rilievo al laser scanner ottengo un prodotto che dal punto di vista tecnologico di gran lunga più avanzato, cioè proprio le magne in testa alla grande, ma dal punto di vista della sua eloquenza rischia di essere meno parlante perché conterrà un sacco di dati e parlerà un linguaggio che non è condiviso in realtà tra noi operatori. È lo stesso problema della fotografia. La fotografia all'inizio sembrava c'è la foto. Poi abbiamo imparato da Stalin che addirittura la gente scompare dalle foto. Quella sta accanto a uno a pranzo, nella 10 anni dopo la stessa foto c'è un altro, la stessa foto, perché la foto è stata modificata perché c'è un istituto di propaganda che si occupa specificamente di questo. Allora, ritorna alla questione di Orwell, no? Appunto il passato, il presente, il futuro. Allora, quindi, così come è successo per la foto, anche per questi strumenti succede la stessa cosa. Cioè, io ho creato un prodotto che è un prodotto di grande tecnologia, quindi un prodotto apparentemente estremamente affidabile, ma che parla un linguaggio che non è un linguaggio condiviso da tutti, quindi non è eloquente, parla ostrogoto. Anzi, parla una lingua del futuro che ancora non conosciamo, parla venusiano. E allora non sappiamo bene che farci. E ci limitiamo a prenderlo come se fosse una fotografia neutra della realtà, mentre non lo è. Mentre il mio rilievo si sa che l'ho fatto io e che se quel giorno mi tremava la mano, si vede che quel giorno mi tremava la mano, il prodotto della macchina invece, questo crea una falsa oggettività che è molto pericolosa perché tende a rimanere. Con cui è ineliminabile questo problema, proprio sta scritta nel DNA della tecnologia, però dobbiamo saperlo perché ci dobbiamo fare i conti. Quindi quando tu c'hai una, ecco, per dire, noi possiamo pensare che la Sicilia sia veramente così, la Sicilia, questa non è la Sicilia, questa è una rappresentazione della Sicilia, è diversa, è molto diversa. Tutta la scena ha impiegato un sacco di tempo a spiegare agli scienziati stessi, non solo ai non scienziati che andavano catechizzati, ma agli scienziati stessi, che quello che vedi non è la realtà. E c'è stata tutta una generazione di scienziati che hanno cercato, anzi di filosofi della scienza, quindi hanno messo in campo, hanno mobilizzato concetti molto, molto, molto complessi, che oggi tu vedi un dato strumentale, quello non è la realtà, quello è il dato strumentale. Tu, anche semplicemente, tuo figlio ha la febbre, gli metti il termometro, quel 38,2 che leggi non è come sta il bambino, è il dato strumentale del termometro, sono due cose diverse. E confondere una cosa e l'altra è pericoloso, in questo caso per la salute del bambino, ma anche pensare che questa sia la Sicilia, tuffati nel mare, vedi che craniata che prendi, no, in quel caso vai contro il telo, prova a camminare, sali sull'Etna, cioè sto ovviamente buttandola un po' in scherzo, ma è proprio così, cioè noi dobbiamo aver distinta la rappresentazione della realtà dalla realtà vera e propria. Una cosa del genere anche, che da un lato, poi anche su questo c'è tutta una disputa, no? Il fatto che c'è chi dice era meglio la cartografia tradizionale, questa è più bella, questa è più brutta. Forse sì, forse no, però questa serve per una cosa, questa serve per un'altra. Essendo prodotti strumenti, hanno il valore strumentale che ha il 38,2 del termometro. Nessuno dei due è la realtà, ma sono due modi di rappresentazione che servono due cose diverse. Quei pallini lì, naturalmente, su quell'altra cartina non ce li puoi mettere. Allora, visto che abbiamo scomodato i filosofi della scienza, facciamolo un piccolo excursus su come è fatta sta realtà. Perché poi questa è la realtà che noi andiamo a riportare su carta, o meglio, ormai non più su carta, ma che andiamo a riportare
nelle nostre cartografie elettroniche, peggio me sento, perché allora anche la scelta della mappa di base non è una scelta neutra. Noi la possiamo scegliere semplicemente perché con quella si legge meglio, no? Già quello denota, come dire, una notevole maturità che tutti voi avete, ma che per esempio in alcuni ragazzi che vengono a studiare l'archeologia e che, diciamo, hanno magari ancora una illusione che esista la disciplina umanistica come una volta, magari non hanno altrettanta, per cui cominciano a mettere tutto quanto sulla foto, sull'ortofoto. Allora scaricano sull'ortofoto della regione e cominciano a posizionare le cose sull'ortofoto. Dopo un po' si capisce più niente, perché l'ortofoto già c'ha 10.000 colori, se ci cominci a scrivere sopra non capisci più niente, perché non è in grado di sopportare ulteriore informazione. Quindi quando noi andiamo a creare queste cose, andiamo a organizzare su carta uno spazio che è parte della realtà. Allora, riprendiamo un attimo la cosa all'incomincio, sempre perché sono professore, e evidenziamo alcune cose che voi sapete, ma che io ve le ripropongo con l'evidenziatore. Perché? Allora, ricordiamoci alcuni aspetti che sono proprio critici del problema della rappresentazione della realtà. Anzitutto, ogni singolo elemento della realtà è costituito da un numero potenzialmente infinito di tratti. Gli attributi di un elemento sono potenzialmente infiniti. Tutto l'insieme della realtà, o comunque o il sottoinsieme di realtà che noi stiamo considerando, è costituito a sua volta da un numero potenzialmente infinito di elementi, collegato al suo interno da un numero potenzialmente infinito di relazioni. Quindi gli aspetti che noi dobbiamo considerare sono un numero, appunto, incontrollabile. Per questo dico potenzialmente infinito. In realtà la cosa è, da un certo punto di vista, più semplice. Ed è legato al fatto che la realtà è continua. Non è mai netta la transizione tra un elemento e l'altro, ma dipende dalle scelte dell'osservatore. Ora, mi direte, ma questa cosa non ci convincerà, so che lo sapete. Però qualcuno potrebbe, siccome fior di filosofi hanno discettato su questa cosa, questo peraltro, questo problema risale al tempo di Achille e la tartaruga, hanno discettato su questa cosa. Quindi di conseguenza in realtà un fondo di problematicità c'è, e non è dire che i tratti sono potenzialmente infiniti risolve nulla, oppure dire che la realtà è continua risolve nulla, anzi ti dice semplicemente il motivo per cui la cosa è complicata. Infatti, e questo, diciamo, porta in primo piano, sempre e comunque, ricordatevi, in qualunque situazione, la scelta che fa l'osservatore. Questo è stato per moltissimo tempo un grande cavallo di battaglia di un paio di filosofi, tra cui uno di questi era Karl Popper, insigne filosofo della scienza, il quale ha scritto alcune cose dicendo che l'induzione non è, ruota intorno alla cosa che l'induzione non esiste. Ora qui richiederebbe un excursus concettuale, vedo sollevarsi sopracciglia, però siccome sono riuscito a renderlo digeribile agli studenti del primo anno della triennale, forse ci riusciamo, anche perché in realtà la cosa è molto, fa anche ridere, perché poi ha scritto delle cose divertenti. Allora, il grande dibattito nella scienza, diciamo, moderna, all'inizio, nella prima metà del XX secolo, fu quello tra deduzione e induzione. Tutto il positivismo, quello delle magnifiche sorti e progressive, aveva vissuto sull'illusione dell'accumulazione. Sappiamo tante cose, queste cose si accumulano, tante cose più sappiamo, tanto più capiamo, eccetera, eccetera. Perché? Perché loro sostenevano di fatto che le teorie scientifiche nascevano dall'accumularsi di osservazioni. Allora tu, per dire che una cosa era, si poteva provare con una teoria scientifica, un fenomeno si doveva verificare un certo numero di volte. Quando aveva superato un certo numero di volte, che non si sa qual era,
poteva essere eletto a rango di teoria scientifica. A un certo punto è stato fatto notare che non è così, perché in realtà l'osservazione pura, perché loro dicevano no, noi dobbiamo presentarci, e questo occhio perché è una trappola ancora che esiste ancora, è una cosa su cui vi continueranno a cercare di fregare, la trappola del dire bisogna presentarsi davanti alla realtà come una tabula rasa, non bisogna avere preconcetti quando si osserva, non c'è niente di più sbagliato. E questo, diciamo, ha portato a grandi equivoci nella storia della scienza, che poi sono stati in parte superati e sostituiti naturalmente da altri equivoci. Perché in realtà noi, quando andiamo a osservare la realtà, automaticamente selezioniamo i tratti che osserviamo sulla base di una serie di precognizioni. Alcune settimane fa è nata una discussione interminabile con uno studente un po' rompiscato che voleva farmi la punta alle matite. Ma allora noi vuol dire che abbiamo delle preconoscenze, non so dove volesse arrivare, forse so se la cantiamo il ragazzo, però il discorso è che noi in realtà partiamo da un background dato che viene dalla nostra esperienza, da quella che abbiamo maturato da bambini, mettiamola così. Per cui oggi, qui l'esempio non è più così facile perché non siamo in un'aula universitaria, oggi uno entra, apre lì quella porta, entra, vede qua, mette la testa dentro, e che vede, allora dipende che cosa vede delle persone sedute davanti a uno. Allora, se uno che non sa niente delle non so se voi avete mai letto Diario Minimo di Umberto Eco, c'è uno di questi cose interessanti che è quello del i marziani che ci osservano da lontano e vedono attraverso il comportamento delle luci sulla Terra come dei telescopi, cercano di dedurre cosa fanno gli uomini. Siccome loro non sanno niente della realtà della Terra, ovviamente prendono una serie di cantonate clamorose. Allora uno entra qui che non sa niente, potrebbe dire non lo so, cioè, ho visto una cosa che non so che è. Oppure improvvisamente arriva dal passato un prete alto medievale, resuscita, si presenta qui, apre la porta, vede e dice, ah, stanno dicendo messa, perché pensa che io sono... Che strano però, il sacerdote non ha i paramenti e parla davanti a un coso luminoso. Forse c'è l'ostia lì dentro. E possono nascere tutta una serie di equivoci. Perché lui non possiede il codice per capire qual è la cosa veramente pertinente. Che in questo caso sarebbe, io entro, vedo, uno sta parlando delle persone che ascoltano, allora lì la possibilità di scelta non è molta. Potrebbe essere una lezione universitaria. Cioè, potrebbe essere una lezione, ma non siamo in una scuola e quindi ovviamente chi interpreta questa realtà va subito a vedere le cose che, diciamo, comunemente oggi ci sembrano pertinenti. Non siamo in una scuola, non siamo in un'università, quindi non è una lezione propriamente detta, però c'è uno che parla della gente che ascolta, quindi di conseguenza forse è un corso di qualche cosa. Siamo dentro la struttura del comune, quindi forse è un corso di quelli organizzati da qualche ente pubblico, chissà. Magari la provincia, no, attenzione, le province che stanno abolendo, non è la provincia, il comune, no, il comune non ha le risorse per organizzare, allora forse la regione, sì è la regione, e non dirmi che lo fa con i fondi europei, allora di tutto nasce tutto un meccanismo da cui noi riusciamo a decodificare quello che sta succedendo, e se abbiamo un numero sufficiente di informazioni possiamo, rispetto a dove siamo, possiamo anche dire, ah, è un laboratorio dal basso, ci potremmo arrivare, però per farlo dobbiamo avere una serie di informazioni che ci permettono di leggere la realtà in un certo modo, cioè di selezionare alcuni tratti rispetto ad altri. Queste cose qua che vedete possono essere degli insiemi che non parlano, non dicono niente a nessuno, oppure delle cose che hanno una funzione. Pensate soltanto alla funzione che hanno i singoli mattoni all'interno dell'arco, quindi fanno un lavoro per stare in piedi, eccetera, che noi sappiamo, ma che quello che arriva da Marte non sa. Non conosce, per cui non riesce a decodificare quella cosa come un arco che è una struttura che ha una sua funzione, che lavora meccanicamente in un certo modo, cioè dietro quel disegno c'è nascosta un aspetto della realtà fisica che quel disegno in qualche modo, non posso dire che rappresenta, ma in qualche modo evoca, cioè
per capire che quello lì è un arco, dobbiamo avere una serie di nozioni rispetto al funzionamento della statica. Quindi quando noi osserviamo la realtà, facciamo una cosa, prendiamo un insieme che è continuo. Anche noi stessi qua possiamo essere divisi in vari modi. Siamo, quanti siamo? Siamo 30 persone, semplicemente. Oppure siamo 29 che ascoltano e uno che parla, quindi 29 hanno un ruolo e uno ne ha un altro, e quindi già ci dividiamo in due insiemi. In realtà ci sono due persone lì che non sono qui per questo, ma sono qui per dare un supporto tecnico, e quindi a questo punto loro fanno parte di un altro insieme ancora. Però poi ognuno di voi può reclamare la propria individualità, ma io sono, e quindi diventate tanti elementi singoli. Ognuno di voi è composto da arti e può essere suddiviso, a seconda di quello che stiamo facendo, in ulteriori elementi costitutivi. Quindi in teoria noi possiamo suddividere questa realtà in tanti modi, e cioè la discretizziamo, cioè trasformiamo una cosa continua in una serie di elementi staccati. E siamo noi che stabiliamo la soglia di discretizzazione, che, diciamo, trasformato in cartografia, potrebbe essere quanti pallini bisogna mettere per rappresentare quest'aula. Uno solo per dire che c'è il corso, o tanti pallini in quanti siete voi? Dipende. Dipende se vogliamo usare l'attributo corso o l'attributo nome e cognome vostro. Ma dipende che cosa sto a fare. Qual è il mio obiettivo? E quindi una serie di scelte che io posso fare in gran parte consapevolmente, ma qua e là anche inconsapevolmente, nel senso che lo faccio sulla base di alcune conoscenze che io ho, e non dico che non so di avere, ma che, diciamo, che ho messo da parte il fatto di avere. Quindi, appunto, noi la realtà la possiamo suddividere come ci pare, perché, e lo stesso discorso vale per lo spazio, perché anche lo spazio è continuo, è completamente, praticamente privo di transizioni veramente nette. Persino la cosa che più comunemente si tende a disegnare come una via continua, cioè la linea di costa, in realtà non è per niente continua, non è per niente una cosa netta. In realtà la transizione tra guardate l'effetto della marea, la transizione tra terra e mare non è netta, ma è graduale. Dipende dal grado di dettaglio rispetto con il quale io analizzo la realtà. E qui entra in campo a questo punto il vero fattore, diciamo, quello che, o meglio, quello che noi tecnicamente utilizziamo come fattore per determinare il grado di dettaglio con cui analizziamo la realtà, con cui rappresentiamo la realtà in una cartografia, e cioè la scala. Perché noi sappiamo che nel momento in cui andiamo a produrre un oggetto di tipo cartografico, andiamo a rappresentare la realtà in maniera ridotta e simbolica. Sempre famosi paradossi, c'è quello della carta dell'impero di Borges, su cui peraltro Umberto Eco ha scritto una cosa divertentissima, sul fatto se questa carta sia realmente possibile. È bellissima questa cosa, e devo dire che dal punto di vista nostro sarebbe, anzi, potevo pure proporre una lettura pubblica di brani scelti da questa cosa di Eco, perché è divertentissima, in quanto fra le altre cose dice che se io potessi produrre una carta 1-1 del mondo, diciamo dell'impero, in questo caso, nel senso lui dice che chiaramente Borges per impero intende l'entità più grande concepibile sulla Terra, quindi la realtà stessa, se io, sono i filosofemi di Eco con cui io mi diverto sempre, e quindi di conseguenza non posso, cioè non è che io posso fare la carta 1-1 e stenderla da un'altra parte, perché la carta è la rappresentazione 1-1 del tutto. Quindi
quindi allora io che devo fare? Devo stenderla sopra il territorio. Però se io la stendo sopra il territorio, c'ho un problema, cioè che io la sto facendo in quel momento è fedele, ma nel momento in cui la carta è stata realizzata ed è stata stesa sul territorio, per il fatto stesso che i raggi solari non raggiungeranno più la Terra, essa inizierà a modificarsi, perché cambierà il suo clima, diventerà per esempio, che no, le piante smetteranno di crescere, e quindi nel giro di poco tempo quella carta non sarà più fedele, perché sarà stata la rappresentazione a un dato istante di una realtà che è soggetta a modifiche. Quindi ovviamente l'idea di carta si presta a una serie di paradossi, però già, per quello che, siccome non dobbiamo fare delle carte uno a uno e mai pensare che le carte che si possono fare con i sistemi GIS possano essere delle rappresentazioni uno a uno reali, perché mi ricordo alcuni anni fa vidi una conferenza in cui un collega stima, peraltro una persona stimatissima, è una persona che con la tecnologia ha un approccio estremamente critico, ci volle stupire del fatto che lui aveva dei rilievi di alcune tombe di un cimitero che era scavato e ci fece vedere che le zoomava fino a uno a uno, cioè si vedeva il dente in scala 1:1, quindi potenzialmente anche in scala 2:1, 3:1 e così. Io all'inizio pensavo, vabbè, ma scusami, che senso ha questa operazione? Io poi ero molto giovane allora, quindi non capivo bene il problema. Cioè, in realtà è chiaro, l'operazione non ha nessun senso, perché quella è stata quel coso lì che è stato disegnato a una certa scala, che non è 1:1, che bene che va, sarà 10:1, 1:10 e molto, in molti casi anche 1:20, perché va a fare il rilievo sul campo, ovviamente lo fa, altrimenti si creerebbe il problema della pianta dello scavo in scala 1:1, in cui devi stendere, cioè non puoi più muovere perché c'hai la pianta dello scavo stesa sullo scavo archeologico, e quindi il prodotto che era stato realizzato non nasceva per essere visto 1:1, anche perché se detto fra noi, a parte i pezzi meccanici, che però quelli non so, per quello c'è il CAD, a parte i pezzi meccanici, la cartografia nasce per essere ridotta. Quindi ridotta e simbolica in base ad una riduzione che è funzionale a quello che vogliamo rappresentare, è una simbologia funzionale a quello che vogliamo rappresentare. Quella Puglia che vedete sopra, per esempio, risponde a una certa esigenza di scala. È stata fatta così, a quella scala, per una sua ragione, per una sua funzione, quindi di conseguenza le città saranno alcune, scelte su una base di un criterio, per carità, su cui qualche volta dovremmo interrogarci, ma che diciamo, potremmo dire che non ci interessa, salvo dire, però non c'è il paese mio, quella di sotto invece è un'altra cosa che serve solo a dire, credo, neanche quali sono i capoluoghi di provincia e di regione, perché la Sicilia ha due città, l'Umbria nessuna, quindi per una ragione che non sappiamo e che sulla base degli elementi che abbiamo in mano non siamo in grado di costruire, e quindi tutto quello che noi opereremo a livello di creazione cartografica sarà il risultato delle nostre scelte, di come noi abbiamo deciso di suddividere la realtà. E questo ovviamente dipende dal grado di, diciamo, di dettaglio che vogliamo raggiungere, quindi io direi che potremmo quasi quasi dire che in prima analisi dipende dalle scelte di scala, perché la scelta di scala ti crea, come dire, il framework dentro cui, il layout dentro cui poi vengono fatte le ulteriori scelte, cioè il tipo di simbologia. In realtà non è così. Adesso, per dire, ecco, qua noi abbiamo dei diversi tipi di carta che dicono cose diverse in base a cose che vogliamo rappresentare, no? Sopra sono le biblioteche comunali della provincia di Foggia e quindi ci sono dei libri con un'etichetta accanto che dice qual è il comune. Sotto invece è una rappresentazione dell'Olanda, che viene rappresentata in base a un criterio che è simile a quello della Puglia, però è con un dettaglio maggiore. Allora, in questo caso, per esempio, è convenzione che le città più grandi, ma quanto grandi, vengono rappresentate con il loro conto.
contorno effettivo, mentre i paesi più piccoli sono dei pallini. Perché l'EIDA è un pallino? Eppure l'EIDA è un'importante università. In base a quale criterio? Questo ovviamente noi non lo sappiamo e non lo possiamo ricostruire, ma direi anche che non lo vogliamo neanche ricostruire. Dico semplicemente che sulla base della scala scelta discenderebbero in apparenza le altre decisioni e soprattutto il tipo di simbologia da utilizzare. Per dire, la strada, un problema comune, è una linea o è un poligono? Bello, per alcune cose serve la linea, per altre serve il poligono. Per alcune scale soprattutto sarà una linea, se parliamo di cartografia tradizionale, diciamo sì, per alcune scale sarà una linea singola, piena, un tratto di penna, e poi passiamo a ragionare in termini di GIS, ovviamente come voi ben sapete le cose stanno in maniera leggermente diversa, però se ci atteniamo alla cartografia come rappresentazione, non alla cartografia come analisi, a una certa scala poi invece diventa una doppia linea, oppure alcune strade più piccole possono essere una linea semplice, alcune strade più grandi una doppia linea, in realtà questo è semplicemente legato alla simbologia e non alla effettiva natura della realtà. Quindi apparentemente alla decisione di scala, come riduciamo il mondo, siccome la carta è una rappresentazione ridotta del mondo, a seconda di come riduciamo il mondo, discendono, di quanto lo riduciamo, discendono le altre scelte. Non è così semplice. Vi faccio sempre un esempio tratto, adesso faccio un po' più indietro, casco la pedana. Vi faccio un esempio sempre tratto dal... Preparo una cartografia per una cosa, che poi alla fine volevo dire, perché io mi occupo di questo interesse di queste cose, perché faccio delle carte così, cos'ha per questo motivo, poi non ve l'ho detto, vabbè, magari poi ve lo dico alla fine. Preparo una cartografia utilizzando delle cartografie pregresse e quindi mi ritrovo a avere a che fare con una qualità del dato diversa a seconda della sua fonte, problema classico. Allora lì invece mi sono trovato di fronte al procedere opposto. Non sono io che ho scelto la scala, o meglio, ho acquisito questa informazione che aveva una qualità del dato bassa, l'ho acquisita in forma di punti, perché non era rappresentabile in forma di poligoni, e a un certo punto ho capito che non era conciliabile con una rappresentazione al 10.000, perché avrei creato una falsa precisione che non mi potevo permettere. E quindi nell'output cartografico ho utilizzato queste geometrie a punti esclusivamente per scale dal 25.000 in su. Quindi in questo caso invece non sono stato io che ho scelto la scala e sulla base della scala ho deciso le altre cose, ma purtroppo sono stato vincolato dal fatto che avevo alcune parti dei dati di partenza erano di una qualità insufficiente e non le potevo mettere tutti insieme a livello del dato di qualità migliore. Quindi diciamo in questo caso la moneta cattiva scaccia la buona, il dato di cattiva qualità ha influenzato le scelte di scala che hanno avuto quindi delle conseguenze anche sul dato di qualità migliore che non è stato valorizzato adeguatamente. Quindi ovviamente lì, diciamo, io in questo caso mi sono comportato in maniera corretta, però, e l'ho anche scritto, però, perché questo è un tipico esempio di come potrei, tra virgolette, imbrogliare, cioè usare dei trucchetti per far dire o non dire alla realtà, alla carta, cose che voglio o non voglio che vengano fuori. Cioè posso, se non sono in grado di rappresentare una cosa al livello di qualità che sarebbe richiesto da standard più o meno formali, posso accomodarmi su una scala diversa che abbia un dettaglio minore e quindi nascondere l'errore. C'è chi, devo dire la verità, c'è chi lo fa. Cioè, non potendo garantire una qualità del dato sufficiente,
utilizzando una scala di dettaglio con meno dettaglio, nasconde, senza dirlo, la scarsa qualità del dato. Non è corretto, però è una delle, diciamo, è come la foto falsa, no? La foto è falsa, io so che si può fare una foto falsa, quindi se io vedo una foto mi chiedo, ma questa foto è vera? Vedo una carta e dico, vabbè, ma questa carta nasconde delle magagne, dei dati che non sono buoni, che non sono tanto buoni, e non me lo sta dicendo? Questo è una cosa che è più difficile chiedersi davanti a una carta che non davanti a una foto, ma secondo me semplicemente perché non abbiamo la cultura, come nel caso del rilievo al laser scanner, la cultura sufficiente per poter fare una critica allo strumento di questo genere. E questo, se è vero nel caso della carta scritta, scusate, nel caso della carta disegnata, è vero ancor di più nel caso dei sistemi GIS, che appunto hanno questo plus tecnologico che dà delle possibilità enormemente più potenti, ma offre anche dei rischi maggiori. Mettereste in mano una Porsche Carrera a un neopatentato? No. Quasi quasi credo che non so l'assicurazione che direbbe. Sicuramente si farebbero un premio ad hoc. Ecco. Lo stesso discorso, è uno strumento estremamente potente, a volte messo in mani non sbagliate, perché non esistono mani giuste e mani sbagliate, ma messe in mani che non hanno un approccio critico sufficientemente sviluppato. Ho preparato a questo punto un piccolo excursus sui sistemi GIS che mi dicono che voi avete un'origine varia, poi siccome sta qua, io poi. Se ci sono delle imprecisioni e me lo dite, mi fate solo un favore. Dunque, allora, ritorniamo al discorso che ovviamente l'idea di sviluppare una tecnologia adatta a gestire il dato spaziale in questa forma nasce appunto dalla consapevolezza che tutti i dati hanno una collocazione nello spazio e quindi di conseguenza questa collocazione nello spazio va opportunamente gestita. E ho citato il caso delle malattie, non così, ma perché in realtà poi uno dei settori che oggi, almeno in Italia, è più refrattario all'utilizzo dei sistemi GIS, e questo ve lo posso assicurare perché appunto facendo questa attività di consulenza nelle varie università per conto di ESRI, mi sono accorto che i settori che sono meno sviluppati per l'utilizzo dei sistemi GIS sono proprio quelli medici, dove invece si potrebbero fare delle cose estremamente efficaci, non solo in termini di gestione, per dire, della salute, ma anche banalmente dei servizi. Cioè, questo problema del posizionamento dell'ospedale può essere fatto utilizzando dei modelli più complessi, che possono essere quello dei sistemi GIS, e mi viene in mente qui parlando una cosa che adesso faccio l'italiano medio, e cioè dico che siccome sulla sanità c'è un sacco di magna magna, allora di conseguenza forse per questo è bene che il modello di decisione rimanga in termini non questionabili, perché questo deve essere l'obiettivo della messa a disposizione del trattamento di questi dati, cioè che il processo decisionale diventi tracciabile e questionabile. Tu hai deciso di mettere quell'ospedale lì perché hai rilevato che c'era, diciamo, in questa area una situazione X che richiedeva un intervento di tipo Y, quindi si sa il motivo per cui è stato deciso. Poi il motivo può essere giusto o sbagliato, ma si sa qual è, ed è, diciamo così, tra virgolette, di evidenza pubblica che è stato deciso per questo motivo. In un modello di decisione basato su un sistema GIS, in realtà, e questo dovrebbe essere l'obiettivo, cioè rendere trasparente la decisione. Se poi è sbagliata, nessuno te mena. Sì, vabbè, hai speso 40 miliardi per fare l'ospedale nel posto sbagliato, però almeno si sa perché. Se invece appunto devono prevalere, diciamo, interessi,
cose che non sono cartografabili, allora in questo caso ovviamente il processo di igiene diventa opaco. Allora, siccome faccio l'italiano medio, siccome dietro la sanità ci sono interessi colossali, probabilmente questo processo in Italia non viene tanto assunto su base, diciamo, questionabile. Però, invece, quello che la storia del GIS riconosce come praticamente il primo lavoro basato su concetti che poi transiteranno nel GIS è un lavoro di epidemiologia che fu fatto a Londra a metà dell'Ottocento, in occasione di un'epidemia di colera, questo è famoso. Un medico mise tutti i casi di colera su dei pallini sulla carta del quartiere e si accorse che, secondo almeno quanto lui analizzò, ma pare appunto che siccome la cosa poi ha avuto un riscontro positivo, l'analisi fosse corretta, i casi si addensavano nelle aree che avevano più facilità di accesso ad una pompa pubblica dell'acqua che poi è risultata contaminata. E anche in quel caso il tizio è dovuto andare dalle autorità sanitarie a dire: guardate, carta alla mano, sarà questa l'origine dell'epidemia, è questa la il bocchettone d'acqua contaminato che va chiuso, perché solo così possiamo fermare il colera. E infatti, tra l'altro, oggi questa pompa è un monumento, cioè sta, cioè, un monumento, è conservato, con la targa, sapete come fanno gli anglosassoni che amano. Questa in realtà è preistoria, però è il concetto, se vogliamo, del fatto che sia possibile non rappresentare i casi di colera sulla carta, ma analizzare i casi di colera sulla carta per dedurre qualcosa che non è immediatamente percepibile. Questa è la differenza tra l'utilizzo di una carta come mero strumento di rappresentazione e l'utilizzo di una carta come strumento di analisi. È vero che poi alla fine arriveremo a una cosa che comunque è una rappresentazione, nel senso che attraverso l'analisi tu arrivi alle tue conclusioni e queste conclusioni le, diciamo, riporti poi su una carta finale, chiamiamola così. Però in realtà tu il dato geografico l'hai utilizzato non a fini di mera rappresentazione, ma a fini di analisi. E probabilmente è per questo che viene indicato come, diciamo, lavoro che contiene in embrione i concetti che poi saranno propri del GIS. In realtà, poi, sempre sono più o meno note, i sistemi GIS nascono nel Canada negli anni 60, quando, durante in un progetto di gestione dei dati territoriali del Canada, cominciarono ad avere dei problemi, cioè si stufarono di lavorare con questi lucidi che non si sovrapponevano. Allora cominciarono a mettere a punto, a studiare dei sistemi, diciamo, su base tecnologica, che permettessero di risolvere questi problemi di allineamento dei dati. E questo signore qua è, diciamo, il suo patron, che è morto proprio quest'anno. E il primo sistema GIS vero e proprio noto è questo Canada Geographic Information System. Poi nascono nascono i GIS commerciali, e le due grandi compagnie, in realtà c'è una terza che è MapInfo, ma nasce, ho scoperto ripercorrendo la data, nasce più tardi, quindi mi tengo a questa visione binaria della storia del GIS. Le due grandi compagnie private che cominciano a realizzare sistemi GIS commerciali, che sono Esri, che sta in California, e Intergraph, che stava in Alabama. E nel corso, diciamo, tutte e due le società nascono nel 69, e negli anni 70 vengono prodotti i primi GIS commerciali, che sono, diciamo, secondo sempre la storia, così come viene, poi sicuramente ci saranno degli, così come viene propagandata, poi ci saranno degli studi specifici di storia del GIS, ma saranno un po' più precisi, come ricerca apposita, parlo da professione universitaria, quindi bisogna fare una ricerca apposita, però se uno sta ai dati disponibili comunemente, le prime due grandi e principali applicazioni commerciali sono il sistema GIS del Maryland, realizzato da Esri, e il sistema GIS della città di Nashville, realizzato da Intergraph. Poi, con gli anni 80, iniziano le prime
applicazioni desktop. E poi, ovviamente, negli anni 90, le prime soluzioni per internet. Ora, devo dire che io, a mia insaputa, ho lavorato alla fine degli anni 80 a un progetto di cartografia che era sostanzialmente un progetto di sistema informativo territoriale. Però aveva una caratteristica che poi non ritrovo nei sistemi successivi, ma semplicemente perché era evidentemente quello il grado di approssimazione del dato che era stato deciso come valido, e cioè era su base catastale. Chi aveva ideato il sistema aveva pensato di utilizzare come elemento base del sistema di archiviazione dei dati alfanumerici la particella catastale. Ovviamente per il concetto attuale questo appare, diciamo, piuttosto superato, però questo comportava la georeferenziazione di tutte le mappe catastali, il disegno di poligoni corrispondenti a ciascun particella catastale con il relativo numero e poi l'agganciamento, tra virgolette, delle informazioni alfanumeriche alla particella catastale stessa. Chi è che ha cominciato a rompere scatole dicendo che il suo sistema creava problemi? Gli archeologi, che stavamo là apposta a fare pure noi l'inventario su base catastale, perché ci siamo accorti di alcune cose, tra cui che, non è che fossimo chissà, però per il tipo di analisi della realtà che facevamo noi, questo sistema non andava bene, perché per esempio, per dire, un'area archeologica poteva essere a cavallo tra due particelle, perché la realtà così era anche questo legato al fattore tempo, cioè la realtà così come era nel passato non corrispondeva necessariamente alle suddivisioni attuali. Questo, se vogliamo, poi è un problema che ci portiamo appresso ancora oggi, no? Quando noi facciamo, adesso poi vi dico che cosa faccio, là. Quando noi facciamo delle analisi territoriali come archeologi, utilizziamo delle divisioni storiche, che poi sono storiche tra virgolette, in realtà sono delle divisioni convenzionali, che possiamo dire storicizzate, cioè noi archeologi sappiamo che a una certa regione la Tuscia è una certa area che non corrisponde né alla Toscana né al Lazio settentrionale, che è a cavallo tra la Toscana meridionale e il Lazio settentrionale, che non è né l'uno né l'altro, perché è una regione storica che non esiste più. Ora però cosa succede? Che quando ci andiamo a confrontare con le divisioni amministrative, che ne so, a fini di tutela, ci andiamo a scontrare contro il fatto che oggi la regione detta Tuscia è divisa fra due regioni attuali, anzi tre, perché volendo c'è stato un pezzetto di Umbria. E questo crea, se vogliamo, dei problemi, perché dal nostro punto di vista, dal punto di vista degli archeologi, dire faccio un sito archeologico regionale, regionale di cosa? Della regione attuale o della regione storica? Dipende ovviamente da che cosa sto facendo, però se io sto facendo un sistema informativo territoriale che ha delle applicazioni anche amministrative, io devo tener conto delle decisioni amministrative, ma tenendo presente che le analisi che faccio sono legate invece a una decisione territoriale che non corrisponde. E questo voi tutti mi insegnerete che è, come dire, problema di impostazione di base del lavoro che andrebbe in qualche modo risolto. E secondo me è una delle ragioni per cui ci siamo un po' arenate. Quindi appunto negli anni 80 io avevo avuto la possibilità di lavorare con uno di questi progetti che sviluppavano dei proto GIS, almeno per l'Italia erano dei proto GIS, e nello stesso posto vidi nel 1988 una trasmissione via modem, parlando proprio di cose di quando Berta filava, e quindi dagli anni 90 in poi appunto nascono le soluzioni per internet, che poi sono quelle che oggi hanno, come dire, la maggior diffusione e potenzialità. Questo è il Maryland, non ho trovato immagini del GIS di Nashville, ma sempre perché bisogna scrivere la storia, quindi c'è qualcuno che fa una ricerca.
Ora, rispetto alla cartografia tradizionale, appunto, i sistemi, come voi ben sapete, hanno la possibilità di manipolare un numero di attributi di gran lunga superiore rispetto a quelli di una carta tradizionale. Nel senso che la carta tradizionale è statica, quello che ci metti sta. Se devi confrontare due set di informazioni, diventi una carta da una parte e una carta dall'altra, diventi una vicina all'altra e guardarle insieme, al limite appunto sovrapporle contro luce, come qualche volta abbiamo in passato cercato di fare. E questi attributi, vabbè, sono quelli definiti in genere all'interno, vengono definiti attraverso una divisione della carta stessa in strati informativi, che sono quelli che vanno di solito nella tabella dei contenuti che sta alla sinistra dello schermo. Ovviamente questi attributi possono essere molto complessi, più o meno complessi, ma come sempre dipendono da quello che stiamo facendo. Cioè, è sempre importante stabilire all'inizio a che cosa serve il prodotto che stiamo per realizzare, che ci accingiamo a realizzare. A questo proposito farei appunto una piccolissima digressione, prendendo spunto da questa questione delle regioni storiche, che non è un caso del tutto peregrino, una piccola digressione che riguarda proprio la scelta perché si fa una carta, quanta influenza ha su come poi viene realizzata. Allora, ho cominciato a interessarmi dei sistemi GIS, cioè nell'ambito della cartografia archeologica, e ho cominciato a lavorarci soprattutto per fare delle analisi che servono alla gestione del rischio archeologico. Io sostanzialmente di questo mi occupo oggi come archeologo, e che è una cosa che va fatta utilizzando, come dire, ovviamente delle basi cartografiche adatte, ma soprattutto degli strumenti di analisi che in realtà ancora non esistono. Interessante, bella sta cosa. Perché? Perché non siamo d'accordo noi archeologi su quali siano i parametri significativi che devono essere presi in considerazione per analizzare una determinata situazione. La gestione del rischio archeologico si può fare in molti modi. Si può fare semplicemente mettendo dei pallini sulla carta, dei pallini sulla carta dico idealmente, o dei poligoni se posso utilizzare, se il dato è di qualità tale da poter utilizzare le geometrie poligonali, che identificano le cose note. Poi confronto, guardo queste cose note e dico: allora là ce ne sono tante, qua ce ne sono poche. Dobbiamo fare l'autostrada, la facciamo passare dove ce ne sono poche. Questo, diciamo, è detto molto semplicemente il modo con cui in genere questa cosa viene affrontata in Italia. In realtà ci si è accorti a un certo punto, non in Italia, dove ancora l'idea che si possa fare una carta così e usarla veramente già è, diciamo, molto avanzata, in paesi che fanno questa cosa da più tempo, si sono accorti di una cosa, cioè che semplicemente, appunto, il problema dell'induzione, cioè semplicemente partire, far basare la propria analisi sull'osservazione del dato così come è accumulato, è una cosa che non porta da nessuna parte. Al massimo porta a quella che una volta veniva chiamata l'archeologia dei pallettoni. Cioè, tu metti tanti pallini, a questi pallini corrispondono delle cose, tanto il territorio, tanta la carta, tanta l'evidenza, tanti pallini, tanto l'insediamento. No, perché noi sappiamo che una parte della realtà del passato la conosciamo, ma una gran parte non la conosciamo. Allora, come facciamo a conoscere quello che non sappiamo ancora? Allora lì scatta l'aspetto euristico che ti porta a utilizzare veramente il sistema GIS, cioè a utilizzare il sistema GIS non per fare una carta con i pallini, ma per fare delle analisi sulla base, partendo da quello che sai, fare delle analisi che ti permettano di capire quello che non sai. E lì però casca l'asino, perché lì ci siamo accorti di questo fantomatico fattore tempo, e cioè che io posso decidere che sulla base di quello che so, così come io metto sulla carta, sulla base che è la forma dello spazio, così come io metto sulla carta, sulla base di quelle che io so essere le abitudini culturali che portano a scegliere determinate aree per insediarsi, posso dire che anche in assenza di riscontri archeologici di qualunque tipo, su
quella collinetta potrebbe esserci un insediamento. Per cui se ci andate a mettere il palo della luce, sappiate che ci potreste imbattervi in una roba antica. Questo detto molto sinteticamente. Il problema però qual è? È che io so che il modello in base al quale gli uomini si insediano varia da regione a regione e da epoca a epoca. Allora, qui si scatena la lotta degli archeologi. Allora, anzitutto, come dividiamo il tempo? Che diciamo che c'è l'alto medioevo, il medioevo, l'età romana, ma l'età romana dobbiamo dividere in età imperiale, età repubblicana, tardo impero. Quando ricominciano le dispute, quando finisce veramente il tardo impero e comincia l'alto medioevo? La guerra greco-cottica, l'epoca della guerra, dove la mettiamo? E così via. Dispute senza fine, che fanno sì che noi non siamo oggi, pur avendo una grande quantità di conoscenze, in grado di produrre delle cartografie che vengano utilizzate a scopi, diciamo, di conoscenza territoriale per evitare di far passare le strade dove ci stanno i siti archeologici, perché non ci siamo messi d'accordo su come fare queste carte. Però il problema non ci siamo messi d'accordo perché dietro ci sono dei problemi che non abbiamo risolto. E uno era anche quello della regione antica, perché dobbiamo dividere il territorio in maniera diversa da come si divide normalmente. Dobbiamo dividere il territorio per fasce cronologiche in maniera diversa da come si dice, fasce cronologiche su cui non siamo neanche noi d'accordo. In più dobbiamo metterci d'accordo sul fatto che quali fossero le abitudini degli antichi in una determinata zona e in una determinata epoca. E siccome già non siamo d'accordo su qual è la zona esattamente, non siamo manco d'accordo bene su qual è l'epoca, figuriamoci se riusciamo a metterci d'accordo su quella epoca, per cui alla fine ci troviamo a gestire troppi parametri, non capiamo più niente e rinunciamo a farle. Perché ci siamo arenati, per così dire, nella fase di progettazione della carta. In realtà, appunto, la carta è il risultato di una scelta consapevole di una cosa che vogliamo produrre, di una cosa che vogliamo dire, di una cosa che vogliamo analizzare. Quindi da questo punto di vista noi sceglieremo i dati di partenza e gli strumenti di analisi sulla base di quello che dobbiamo effettivamente realizzare, perché altrimenti, appunto, gli attributi sarebbero eccessivi. Ora, tra l'altro, appunto, per venire al discorso che avevamo fatto inizialmente, il fatto che noi abbiamo la possibilità di utilizzare questi sistemi in maniera così capillarmente diffusa crea una serie di piccoli problemi nuovi, se vogliamo, cioè il fatto che possiamo diffondere questa abitudine alla cartografia ovunque, per tutti i livelli di competenze e per ogni fascia di età. Oh. Questo fatto, allora, ritorniamo ai presupposti, al problema di partenza. Esattamente come avviene quando noi ragioniamo a proposito di internet. Io ho l'età che ha visto la nascita dell'analfabetismo di ritorno e poi l'onda contraria, che è quella di una rialfabetizzazione della popolazione mondiale, perché la gente ha ricominciato a scrivere. Tra l'altro, avendo appunto, come dire, qualche ora di volo, mi ricordo che qualcuno sollevò questo fatto a proposito degli SMS, quindi diciamo una quindicina d'anni fa, minimo, una ventina d'anni fa, e cioè il fatto che le persone ricominciavano a scrivere, seppur in 160 caratteri. Questo tra l'altro creava anche delle nuove possibilità espressive che alcuni poeti hanno cercato di esplorare. E poi naturalmente il fatto che questo limite sia stato superato con uno sviluppo tecnologico che è andato nella direzione di una maggiore flessibilità dell'uso degli strumenti di testo all'interno dei media di comunicazione, ha fatto sì che oggi praticamente tutti possono scrivere tutto. Ora, è bene o è male? Naturalmente a me viene da dire è bene, nel senso che stiamo flagellando, nessuno più scrive perché adesso con la televisione
poi improvvisamente di nuovo tutti scrivono e tutti leggono. E cominciano a dire, la gente che scrive su Facebook scrive perché, tutti ci studiamo di nuovo, e non va mai bene niente. Invece, appunto, assistiamo a una realfabetizzazione. Oggi, rispetto alla geografia, siamo di fronte a un problema simile, che però, diciamo, se vogliamo, non abbiamo avuto la dealfabetizzazione, perché siccome, appunto, come ho detto all'inizio, la carta geografica era uno strumento di comunicazione più di nicchia rispetto alla parola scritta comune, in realtà non c'è stato un Don Milani della geografia che ha detto ogni carta che fate oggi è un calcio in culo in meno nel futuro, perché non poteva ragionare, non aveva gli strumenti a ragionare in questi termini. E quindi non abbiamo avuto la fase dell'alfabetizzazione geografica vera e propria. Sì, quando ero bambino io dovevo studiare a memoria i capoluoghi di provincia delle varie regioni, ma è un'alfabetizzazione geografica che ha poco senso. Invece ritorniamo a una nuova forma di alfabetizzazione, che però è legata a strumenti che noi, che siamo quelli vecchi, non capiamo. La grande disputa tra Atlante e navigatore, secondo voi avrà mai fine? Avrà fine con la scomparsa? Saranno morti più della generazione mia e ci sarà mia figlia che fa così ogni volta che vede uno, vabbè, non è grande, però ha cominciato ogni volta che vede uno schermo faceva così e mi parla col linguaggio del navigatore, cioè non è che dice girare a destra, girare a sinistra, ma perché ha perfettamente interiorizzato il concetto del navigatore. Io invece con il navigatore mi trovo in difficoltà e tra l'altro ho scoperto che quello che è qua dentro fa anche una cosa curiosa, cioè se io tocco lo schermo perché voglio uscire o voglio modificare lo zoom, perché voglio vedere nell'insieme dove sto andando, non mi basta di sapere che in quel momento sono un triangolino che sta su una striscia dritta che non so da dove viene, non so, voglio sapere da dove vengo e dove lo voglio vedere su una carta. Io sono abituato a vedere, a prendere l'Atlante, guardare l'Atlante e vedere la geografia intorno, perché sono fatto così, che sono vecchio. E quello invece è un triangolino che cammina su una fettuccia che è l'autostrada. Ecco, se io tocco, ho da poco scoperto che esce sospende la navigazione. Per cui tutta una volta mi è successo, diciamo, la storia navigazione è rincoglionita, non mi sa più di dove devo andare. No, perché c'è un riprendi, però siccome stai guidando, non è che ho fatto queste cose contemporaneamente. Allora, in questo caso, questa alfabetizzazione geografica avviene con degli strumenti che sono nuovi rispetto a quelli della geografia tradizionale e sono quelli per cui il linguaggio della carta, il vecchio linguaggio della carta, non è più sufficiente. Ecco, una cosa su cui un esempio che si potrebbe utilizzare come linea di pensiero rispetto al problema di come rappresentare lo spazio oggi nel 2014 in un'applicazione web GIS potrebbe essere proprio questo, cioè pensare alla disputa tra navigatore e Atlante, a come navigatore e Atlante rappresentino due modi diversi di raffigurare lo spazio geografico, due modi diversi di gestire lo spazio geografico, due modi diversi di fruire dello spazio geografico, due modi diversi di organizzare una cosa semplice come spostarsi da A, semplice, oggi lo è, una volta veramente, come spostarsi da A a B passando per C, e quindi sono i due mondi che si confrontano e sono, oggi sono ancora complementari. Ci sono delle possibilità tecniche oggi di metterli insieme molto più potenti di una volta, e però come fare? Questo ovviamente è un problema che la cui soluzione spetta. La soluzione è in mano sostanzialmente ai tecnici, cioè a chi poi tecnicamente risolve i problemi, ma dietro ci sono dei problemi, diciamo, di natura concettuale che vanno capiti. Vi racconto l'ultimo aneddoto e poi facciamo un'altra piccola pausa. Quando ho preso la patente nautica 30 anni fa, l'ho presa con Amerigo Vespucci, lui l'hanno bocciata, me l'hanno promossa, si usavano le carte nautiche normali, quelle dove tu ti metti con la squadretta e tiri la riga,
e però c'erano i primi sistemi di navigazione satellitare, che al di là del fatto che erano imprecisi, ovviamente, c'era un certo errore, che però era, per l'epoca sembrava già notevole precisione, c'avevano un problema sostanzialmente. Tu facevi un sacco di traffico, di tasti, c'erano dei display, quelli tipo le calcolatrici, non ve le ricordate, quelle calcolatrici Texas Instrument, quelle coi, no, non ve le potete ricordare, come i loro hobby, non cancelliamo. Comunque c'erano dei display rudimentari in cui bisognava inserire dei parametri, quello che diceva i satelliti, ci metteva un po', dopodiché ti dava una posizione e ti dava latitudine e longitudine, che tu dovevi riportare sulla carta cartacea, utilizzando gli studi, le squadrette, il compasso. Dovevi tra l'altro sapere, come era scritto sul margine della carta, cosa che non leggeva mai nessuno, che per questioni legate all'allineamento tra D50, no, vedevo che cos'era, UTM, che proiezione di cosa fa? Vabbè, insomma, tra la carta del mercatore e quel coso che veniva dato invece in QGS84, c'era uno scarto di latitudine che andava calcolato, perché altrimenti stavi sulla terraferma, invece in realtà stavi nel mare, e dovevi riportare il punto sulla carta. Ora è chiaro che se stavi attraversando l'Atlantico, quelle 2 ore che ti servivano per fare questa operazione erano ben spese, ma in qualunque altra situazione di navigazione facevi prima a guardarti intorno e sapere dove stavi. Ecco. Oggi questa operazione di riporto non è più necessaria, perché i sistemi di navigazione che si usa adesso sulle barche integrano la cartografia, quella così come siamo abituati a vederla, con gli strumenti elettronici, cioè creano una vera e propria cartografia elettronica che posiziona direttamente il punto GPS sulla carta dove sei. Però sorge un problema, e cioè che quando devi fare gli zoom, quello stesso problema che ho io, no, quello non sospende la navigazione, però c'ha un tempo di refresh, che oggi è ancora un problema, un limite tecnico. Allora l'integrazione completa appunto tra navigatore e atlante ancora non è completa, perché ci sono dei problemi tecnici da risolvere, però siccome saranno risolti, allora per il futuro dobbiamo chiederci quale sarà la prospettiva della cartografia del terzo decennio del XXI secolo. Pausa. Dunque, ritorniamo a noi. Quindi, dicevo, questo mi è stato, parlando, mi è stata fatta una domanda rispetto alla quale a questo punto faccio una piccola precisazione, cioè ho definito questo come problema da risolvere, nel senso questo della interazione tra le due dimensioni, perché il problema è duplice, voglio dire, c'è un problema tecnico, che è quello legato alla velocità della macchina, cioè alla possibilità della macchina di rappresentare in maniera più o meno simultanea, di riprodurre l'operazione elettronicamente, l'operazione che facciamo noi guardando una carta in cui è il nostro occhio che zooma, per così dire, sul dettaglio, mentre nel caso di un navigatore lo zoom deve avvenire fisicamente, e quindi ovviamente la macchina ha un limite, che è la velocità di refresh. Poi però c'è la differenza di scala tra il modo con cui lavora e con cui utilizziamo il navigatore, che ci porta punto per punto da un punto di partenza a un punto di arrivo, e la maniera invece con cui noi guardiamo una carta, un atlante stradale, in cui abbiamo costantemente presente il colpo d'occhio d'insieme. Sono due modi diversi di vedere il percorso, uno puntiforme e uno invece globale. Ce n'è uno dei due che è destinato a essere, per così dire, abbandonato, perché l'Atlante non esisterà più, e quindi diciamo c'è il nuovo sistema, che è quello del triangolino sulla fettuccia che procede instancabilmente, oppure avremo, come dire, una nuova maniera di vedere lo spazio. Per questo io dico
una nuova visione dello spazio geografico, perché noi oggi con gli strumenti tecnologici siamo in grado di vedere lo spazio, di avere una visione dello spazio geografico completamente diversa e molto più ricca potenzialmente rispetto ad una volta. Per questo dico che perché adesso c'è l'alfabetizzazione di ritorno, ci sono anche quelli che criticano perché non sta bene che si usano le abbreviazioni, eccetera, eccetera. In realtà si va verso una nuova visione che è forzatamente più ricca della vecchia. Io avessi avuto la possibilità di avere accesso alle immagini satellitari quando ero bambino, che immagine mi sarei costruito della geografia? Sicuramente diversa e sicuramente molto, molto, molto più ricca, molto meno vincolata ai limiti del tutto città, che manco si chiama tutto città. Quindi, in sostanza, gli strumenti... Allora, per riprendere il filo del discorso, quindi gli strumenti di WebGIS mettono a disposizione, diciamo, questo dato geografico direttamente da internet, direttamente online, quindi, diciamo, per tutti, in qualsiasi momento. Ci sono queste immagini, sono il portale di ArcGIS Online, che è il portale ESRI, il portale cartografico di ESRI, che contiene, diciamo, è un servizio che, diciamo, si fruisce in due modalità, gratuito, poi ci saranno delle ore in cui se ne parlerà, in due modalità. In modalità gratuita, con alcune limitazioni, che peraltro devo dire la verità non sono neanche tante, e in modalità a pagamento che, diciamo, permette soprattutto di fruire, siccome è un cloud, ovviamente permette di fruire di spazi di stoccaggio dei dati che, diciamo, però per un utente comune potrebbero non essere necessari. E danno la possibilità di accedere non solo a tutto un insieme di mappe di base che possono essere utilizzate per fare cartografia, ma anche alcune mappe, diciamo, di dati messe a disposizione da altri utenti o da enti pubblici. Per esempio, carte dell'uso del suolo, eccetera. Per esempio, questo è il portale francese di ArcGIS Online e vedete che ci sono delle carte, cioè il Corinland Cover della Francia, delle carte storiche della Francia, questi sono i contenuti messi in evidenza sulla home page, la carta geologica, la carta litologica, delle carte demografiche e così via. Quindi, questi sono tutti dati che sono accessibili e utilizzabili per fini di analisi e per la produzione di ulteriore cartografia. Io credo che sostanzialmente questo sia destinato, credo che questo sia destinato alla fine a influenzare la visione del mondo che noi abbiamo. Perché se voi guardate la maniera con cui i bambini si rapportano a queste cose, è cambiata completamente. Perché loro hanno l'idea di vedere la terra da fuori attraverso la familiarità con le immagini satellitari che chi è della mia generazione non aveva. E quindi questo sicuramente, credo anche che chi si accinge, per così dire, a un'impresa di tipo tecnologico oggi, proprio di questo debba interrogarsi. E poi l'altra cosa, quindi le nuove generazioni che visione dello spazio avranno e poi quale prospettiva per la società va a innescarsi nel momento in cui gran parte dell'informazione disponibile è disponibile su base geografica. Cioè un modo di fruire dei dati completamente diverso, molto più articolato, messo, come dire, insieme all'interno di un sistema che, diciamo, nel caso che vedete, che è l'articolazione della piattaforma di ArcGIS, quella, diciamo, se usciamo, vabbè, ci sarebbe da parlare, magari poi oggi pomeriggio spendo due parole più precise da questo punto di vista, però, no? Un sistema che mette insieme la produzione dei dati che avviene con i servizi desktop, la pubblicazione su internet attraverso i WebGIS tradizionali, la condivisione attraverso sistemi di cloud e anche l'utilizzo dei dati o la produzione dei dati su dispositivi mobili. Questo è una cosa che fino a pochi anni fa non esisteva e che dal punto di vista tecnologico ci cambia completamente il rapporto con l'utilizzo, la fruizione dei dati, che
una cosa, vabbè, che oggi diciamo va un po' dappertutto, in tutte le direzioni, fatte le dovute distinzioni, pensate un attimo che oggi in molti casi si va a ritenere che il possesso della musica, tra virgolette, è un concetto che non esiste più. Cioè, io c'avevo le cassette di musica che mettevo nello stereo della macchina, e quella era la musica mia che io avevo registrato per fare, quella avevo voluto registrare, c'avevo i vinili, poi i CD, comunque roba che era mia, che io c'avevo a casa. Oggi molti dicono che, credo che stia già accadendo, che non c'è più bisogno. Perché ti devi comprare? Le cuffie, lo senti? Sì, è vero, ci sono le parti in cui non c'è la copertura di rete, ma le parti in cui c'è la copertura di rete oggi sono X, ma si stanno progressivamente riducendo, quindi diciamo che in realtà i problemi di connettività sono, la questione della connettività sì, è un problema reale, però il problema è che verrà superato, cioè va visto come se in futuro il problema della connettività non esistesse più. Quindi dire io ho il dato, ho l'MP3, ho lo shapefile, ho il raster dell'ortofoto, ho sul mio computer, non ha più senso. Quindi anche questa è la modalità di fruizione dei dati che cambia completamente. Però appunto qui vabbè, ho anticipato evidentemente in maniera chiara, visto che era la linea di pensiero in cui intendevo muovermi. Bisogna arrivare ad alfabetizzare, ecco, mentre rispetto al testo scritto ci stiamo rialfabetizzando, bisogna andare ad alfabetizzare geograficamente, quindi una cosa che andrebbe fatta sistematicamente, sono i corsi di geografia, intervenire nei corsi di geografia delle scuole, che la geografia oggi a scuola si fa ancora poco e male, e in Italia la geografia si continua a fare secondo i sistemi tradizionali, perché è insegnata da insegnanti di geografia che hanno studiato in vecchie scuole, in vecchie università, dove vecchi professori insegnavano la geografia in modo tradizionale, un modo che non è più sufficiente, perché non riusciremo altrimenti a sfruttare tutte le potenzialità che questi mezzi ci mettono in mano. Allora veramente saremo il neopatentato che guida la Porsche, possibilmente su una strada di montagna. Le pause che ho stabilito erano legate alla mia, ma non alla suddivisione della, ma non alla suddivisione del discorso. Però mi ha permesso di riflettere un attimo su quello che ho appena finito di dire durante la pausa e poi concluderlo in maniera idonea riprendendo nell'ultima parte. A questo punto, come mi pare di capire, comunque se tutte le persone masticano queste cose abbastanza, i concetti generali li andiamo a trattare in maniera semplice, anche se poi, ripeto, ben altri tecnici possono dire ben altre cose. Quello che voglio però sottolineare ancora una volta è che pensare che il GIS sia uno strumento che serve a fare carte è una cosa che ne limita molto le potenzialità e dire veramente, cioè ne ridicolizza le potenzialità. E dall'osservatorio che ho, che è quello appunto di vedere un po' come lavorano vari gruppi o le amministrazioni eccetera eccetera, lavorando assieme ai colleghi di ESRI, mi sono accorto che ancora molto il concetto è che serve a fare carte, appunto, che la cosa che conta è il cartaceo alla fine, che per carità, ci possono fare delle stampe bellissime, però dipendono dalla nostra capacità di fare del map design idoneo, però non serve a fare la carta con i pallini, perché per quello non c'era bisogno di mettere su tutto questo sistema, no? Però ancora oggi, cioè, l'idea che tra GIS e cartografia elettronica siano due cose, cartografia numerica, scusate, siano due cose completamente diverse, cioè due cose completamente diverse, sono due cose molto diverse, e il GIS è una cosa estremamente più complessa che una semplice cartografia numerica, no, perché ancora, cioè, oggi ancora le amministrazioni fanno fare i fotogrammi, le carte tecniche in AutoCAD perché sono pensate
per il layout della carta tecnica regionale del 1991. Questo non va bene, bisogna evolvere, anche perché non fosse altro perché c'è il problema comunque che il file prodotto con AutoCAD è fatto per una cosa che non è la carta. Ci fai l'impianto industriale, ci disegni un'automobile, ci disegni ci fai un motore, ci fai gli spaccati in tutti i modi, eccetera, eccetera. Ma non nasceva per fare la carta. Poi lo è diventato, perché poi c'erano quelli di Autodesk, non sono scemi. Però è una cosa che era nata per fare tutt'altro. E quindi, in realtà, è uno strumento che poi, quante volte uno va via i file che vengono da AutoCAD, li apre, meno male che mo sono georeferenziati bene, ma li apre e c'ha tutta una serie di cose che non servono, per esempio. Poi ti danno i file di vestizione che servono a vestirli così, perché è così che vengono visti, mentre in realtà sono potenzialmente molto di più, perché in realtà, appunto, come voi sapete, cioè adesso vi dico delle cose che sapete, ma le sottolineo esclusivamente per dire che è proprio il concetto che sta alla base dell'utilizzo di questi sistemi da parte di moltissime amministrazioni, soprattutto, è un concetto superato, perché il visto ovviamente deve servire per produrre delle analisi, che possono essere ovviamente di vario tipo, ma deve servire per produrre delle analisi, non per fare carte. E poi alla fine, questa qui che è una cosa di archeologia che non mi ricordo da dove viene, che riguarda i ritrovamenti di oggetti di abbigliamento non so dove, ma volutamente ho detto vabbè non so dove, non fa niente, perché questo ti dimostra che lo spazio, dal punto di vista dello strumento, lo spazio geografico, eresia per un archeologo è questa, però che lo spazio geografico in cui ci muoviamo in questo momento, ai fini dell'analisi che dobbiamo fare, è ininfluente. Non è questo quello che ci interessa. Quello che ci interessa è l'analisi del dato che è contenuto all'interno di certi strati informativi che io ho selezionato e che mi servono per analizzare. Poi alla fine, certo, ci farò una bella carta, perché poi siccome devo fare un bel libro, la bella carta va in un bel libro, non posso fare un bel libro se la carta non è bella. Sarebbe un brutto libro con delle brutte carte, un bel libro con delle brutte carte, sarebbe, non va bene, quindi faccio una bella carta. Però lo strumento mi serve per fare delle analisi che sono, diciamo, indipendenti, che sono svincolate, che possono essere svincolate da alcune caratteristiche dello spazio perché ne vengono estrapolate delle altre. Quindi un discorso che è totalmente indipendente dalla questione carta. Perché quello mi serve per creare della nuova conoscenza, beh, queste sono le cose dalle facce avete tutta l'area di persone, queste cose le sanno, quindi le salto. Ovviamente noi ricaviamo della nuova conoscenza a partire da quella esistente. Facciamo cioè l'operazione che in qualche modo faremmo faticosamente aprendo due carte sulla scrivania e guardando un po' una, un po' l'altra. Fammi vedere qua com'è, fammi vedere qua com'è. Aspetta, qui dov'è? Aspetta, fammelo sovrapporre. Ecco, sostanzialmente ho uno strumento. Ah, vedi che qua però, nelle zone in cui c'è A, poi c'è anche B. Allora, aspetta però, no, sono allineate male, no, non va bene. Questo discorso qui, che io mi faccio da solo quando ho le carte di carta in mano, lo faccio fare a una macchina, e questo naturalmente è un grande progresso. La sua definizione classica è questa, ma appunto la cosa importante è che serve a estrarre e trasformare i dati. È uno strumento di processamento dei dati attraverso la gestione di tre categorie di informazioni, che sono quelle geometriche, quelle topologiche e quelle alfanumeriche. Quelle geometriche si dividono essenzialmente in raster e vettoriali. Io tra l'altro personalmente, poi per cultura mia, ho sempre aderito alla cultura del vettoriale. Solo recentemente ho scoperto le magie del raster, che però anche in questo perché ovviamente quando qualche anno fa c'era un limite nella potenza delle macchine che rendeva difficile gestire dei raster grossi per ragioni proprio oggettive di memoria, e quindi ovviamente tante belle cose che si possono fare oggi con i raster si potevano fare lo stesso, ma richiedevano delle macchine molto più complesse, grosse e costose, e quindi di conseguenza non erano alla portata di tutti. Quindi naturalmente dati geometrici che sono derivati dal mondo reale,
le informazioni topologiche, che sono delle estrapolazioni di, diciamo, di proprietà spaziali delle geometrie, e poi naturalmente i dati alfanumerici che sono associati. E le informazioni vengono ricavate essenzialmente attraverso l'esame degli attributi degli oggetti. Per questo un conto è la cartografia numerica, un conto è il GIS, perché la cartografia numerica nasce per fare elettronicamente le carte che si fanno normalmente, molto meglio, molto meglio. Però qui c'è un di più, che sono gli strumenti di analisi. Naturalmente io posso, perché i dati alfanumerici sono organizzati in maniera da poter essere interrogati, non vi decodifico la semplicissima query che sta scritta qua, e soprattutto può essere spaziale, cioè basata non sugli attributi, non solo sugli attributi tabellari. In questo caso, per esempio, se della decodifico, dice selezionami quelli che, in cui ID è 1, e quindi tutti i tutti gli elementi che fanno riferimento alla survey 1, e quindi sono stati memorizzati con l'attributo survey 1, vengono selezionati da questa query. Quindi opero sui dati alfanumerici. Qua invece opero sui dati spaziali, perché gli dico selezionami tutti gli elementi che stanno nel layer cities che intersectano qualche cosa. Qui è più chiaro, selezionami tutti gli elementi del layer cities che rientrano all'interno intersecano gli elementi che sono nel layer stati occidentali. Quindi ovviamente in questo caso io non ho necessariamente un attributo della città che riguarda dov'è, ma questo attributo viene ricavato dalla sua posizione. Se ci riflettete, molte volte noi creiamo delle tabelle di luoghi in cui scriviamo, immaginiamo una carta dei comuni del Salento, un GIS dei comuni del Salento, è molto probabile che la tabella degli attributi che noi andiamo a realizzare contenga l'attributo provincia. A rigore quell'attributo è inutile, in quanto io posso fare, se io voglio sapere tutti i comuni della provincia di Lecce, li posso ricavare attraverso una query spaziale. Devo dire che io stesso oggi, siccome sono appunto, vengo da un altro mondo, sono un'altra generazione, a tutt'oggi io, se ho l'attributo provincia, la select la faccio sull'attributo provincia, su quello della tabella, su quello alfanumerico. Ma questo perché io sono vecchio, ma in realtà lo strumento mi svincola dall'attributo, perché mi dice faccio la query spaziale. Quindi capite che la differenza è completa, cioè io tratto altrimenti il dato, lo tratto come lo tratterei su un qualsiasi database di access, e non è la stessa cosa. Certo che nel momento in cui voglio fare un'operazione un pochino più complicata, capisco già che non è così, perché se io dico fammi un buffer, già lì, allora, diciamo, il significato, anche uno come me ha capito che cosa significa poter fare una query spaziale, cioè poter operare non solo sul dato in sé, ma anche su una sua manipolabilità. E quindi dimmi tutte quelle che distano qua 100 miglia dal confine dello stato selezionato, in questo caso, che non so qual è perché non siamo americani. Quindi questo tra l'altro permette poi anche di fare delle statistiche vere e proprie con degli strumenti geostatistici che permettono di fare cose che solo con le tabelle o solo con la carta geografica non si potrebbero fare, o comunque richiederebbero un sacco di lavoro. E questo permette di prendere delle decisioni su base cartografica attraverso un'analisi che prevede, io qui appunto ho preso un modello di una cosa che serviva a decidere dove fare una nuova scuola, se non erro, che però
non sempre le cose disponibili, le immagini disponibili in rete sono perfettamente soddisfacenti. Comunque, se voi guardate nella carta, nella parte cartografica, in alto a sinistra c'è una zona tratteggiata in giallo. Quella è l'area in cui si dovrebbe fare il nuovo edificio scolastico, tenuto conto di una serie di fattori che sono analizzati attraverso da questo modello che vedete invece nella parte del model builder. Quindi sostanzialmente si parte dai dati esistenti, se ne estrapolano alcune proprietà, che sono in questo caso legate prevalentemente alla orogeografia, e vengono definite in questo modo le zone in cui è più opportuno realizzare una certa cosa, in questo caso costruire una nuova scuola. Quindi è strumento di analisi territoriale che serve come supporto alle decisioni. E qui appunto la questione si fa complicata, si fa delicata perché lo strumento a questo punto non è uno strumento neutro, è uno strumento che invece va a influenzare le decisioni che verranno prese. Ricordiamo, sto ripetendo quello che ho già detto prima, perché è un concetto che è estremamente importante, cioè attraverso la selezione di attributi che noi, per quel motivo che vi ho detto all'inizio, cioè perché noi operiamo una selezione consapevole o inconsapevole di attributi all'interno di una realtà che ne ha potenzialmente infiniti, finiamo per influenzare le decisioni di chi deve decidere qualcosa. E vi faccio un esempio. Allora, queste ultimissime diapositive le ho fatte ieri sera, quindi no, vi prego, spero di aver scelto bene le immagini. Dovrebbero essere delle analisi fatte con algoritmi diversi, cioè inverso della distanza, spline e kriging, degli stessi dati. In particolare la media della pioggia totale, che è la colonna centrale. Ora voi vedete, e questa è una cosa proprio che anche in questo caso gli archeologi hanno detto, perché qui noi possiamo il risultato finale dell'analisi è diverso a seconda dell'algoritmo utilizzato. Questo non è indifferente, perché ci permette di evidenziare o meno alcune cose scegliendo opportunamente lo strumento. Quindi da questo punto di vista la possibilità di produrre analisi che conducano a delle decisioni fuorvianti c'è. Io non ho una soluzione e soprattutto qui veramente mi poggio le mani sulla tavola, perché non avendo una formazione tecnica specifica sulle modalità di risolvere questo problema, non posso dire niente. Però quello che vorrei sottolineare è che però di fatto ci sono due strade possibili da seguire. Una è quella del sacerdozio, cioè ci sono i sacerdoti del kriging, che sono quelli che sanno quale bottone si pigia e sanno, pigiando quel bottone, che cosa succede. Allora, vogliamo far vedere che stanno tutti bene? Facciamo un clic su questa icona. Vogliamo far vedere che stanno tutti male? Facciamo un clic su quest'altra icona, che poi sono la statistica, mezzo pollo a testa, eccetera. Alla fine poi, se vogliamo dire la frase da luogo comune dell'italiano medio, poi potrebbe... Ma dietro c'è una realtà. Allora. Però lo faccio io, perché io sono il tecnico. E il tecnico, silenziosamente, influenza... Voi l'avete... Vi ricordate la canzone di Bennato, Signor Censore?
secondo la canzone, è quello che si occupa della censura, cioè cancella i nudi, eccetera, eccetera, sopprime delle frasi, eccetera, non sta bene, eccetera. In realtà c'è una cosa che Bennato dice, che però diciamo, ha un ascolto superficiale, cioè può sfuggire o meglio, non si capisce bene dove vuole andare a parlare. Quando dice che sembra che tu fai questo, che sembra che tu stai là che cancelli i nudi, eccetera, ma in realtà tu fai un'altra cosa, tu disegni la città. La canzone dice prima fai un ghetto, poi lo nascondi con un muro. Allora, questo, questa canzone, Bennato era un architetto, sapete, no? Che lui si è laureato in architettura ed è un architetto, forse non sa fare il cantante, ma la sua formazione è quella di architetto, pianificatore. Quindi è uno, diciamo, che queste cose le sa. Allora, se dice una cosa del genere, la dice a caso. Vuol dire che in realtà esiste appunto una persona delegata dal potere, perché infatti la canzone dice che ha l'appalto per separare il bene e il male. Una persona che è delegata dal potere a decidere qualche cosa di vitale per tutti, nascosto dietro i culi nudi, in realtà è la forma dello spazio in cui la gente vivrà. Allora, questa è la versione sacerdotale, quella in cui c'è una persona appunto che ha l'appalto per scegliere tra spline e creeding e quindi dirci come si farà dire a chi deve decidere come deve fare una cosa. Ovviamente sulla nostra testa, oppure c'è quello che io sinceramente non so fare se non rendermi conto del fatto che c'è una differenza da qualche parte, che io che sono uno che ha studiato lettere non lo sa qual è, posso, magari in futuro me lo vado a leggere perché prima o poi lo devo capire, ma ci vuole un po' di tempo, e invece avere noi la capacità critica di sapere che cosa stiamo andando a che cosa sta succedendo, che cosa significano queste macchie. Questa è la grande differenza, cioè il fatto che appunto quello che viene mostrato in cartografia finirà per influenzare chi per ruolo, cioè tecnici, uffici, eccetera, o peggio mi sento, per mandato elettorale è deputato a decidere che cosa succederà. Vedete? Io, ripeto, non sono un tecnico, quindi lo confesso candidamente che ho difficoltà a entrare nel meccanismo di queste cose. Quello che io vedo però è che c'è una differenza che può anche essere, siccome poi tutto si fa tutto di fretta oggi, no? Per cui anche le decisioni, si scrivono le leggi male, tutte le decisioni vengono prese in maniera superficiale. Quindi che cosa vuol dire? Vuol dire che noi siamo di fronte ad uno strumento di persuasione molto più efficace, molto più potente, che influirà appunto su quello che accadrà a noi e al nostro patrimonio comune. In questo caso, per esempio, qui c'è una cosa che analizza qualcosa che riguarda l'acqua, bene comune, e che constata che in una certa situazione, che non so qual è, c'è una perdita di 320.000 galloni di acqua che apparentemente no, sembrerebbe non andare in bene. Quindi è una cosa che non può essere lasciata nelle mani dei tecnici. È chiaro che ovviamente il tecnico ha un ruolo importante, ma per questo serve una forma di alfabetizzazione di queste cose, perché la frontiera della discriminazione del sapere si sposta da Don Milani, che era nei libri, non è più nei libri, sì, lo è di nuovo, i libri non si leggono più, però si leggono altre cose. Qui non è più nel leggere, ma è nel capire questi meccanismi. Capire questi meccanismi ci permette di dire chi è dentro e chi è fuori. E chi è fuori dai processi decisionali. E quindi la città, appunto, verrà disegnata da persone che non rispondono agli interessi di tutti, nel senso che non vengono chiamati da tutti a rispondere del loro operato, perché una parte della società non capisce che cosa fa e si crede appunto che sia lì a censurare i culi, mentre invece si fa ben altro all'interno della società, che sono appunto disegnare lo spazio.
spazio in cui noi ci muoviamo è la nostra vita, la sua forma, i suoi attributi, le sue qualità, i suoi difetti, sono la forma, gli attributi, le qualità e i difetti in cui noi ci muoviamo. Perché devono fare questa discarica là? Sì, ok, dietro casa mia, d'accordo, quindi io mi incazzo, se fosse da un'altra parte non mi fregherebbe niente, però in ogni posto c'è un qualcuno a cui una cosa dà fastidio. Allora, è chiaro che il modello decisionale deve essere chiaro, deve essere trasparente, deve essere questionabile. Però hai voglia di mettere tutto ciò. L'ho detto all'inizio che la questione non è più, non si gioca più sulla disponibilità di informazioni. L'informazione ce n'è anche troppa. La partita si gioca sulla capacità di analisi dell'informazione, quella per cui il Pentagono ha il motore di ricerca più potente di tutti che noi non abbiamo. Ed è quella cosa che, la capacità di analisi, che è quella cosa che va in qualche misura sviluppata. Mi rendo conto che è una visione utopistica, no? Però in una parte di una cosa che stiamo abbordando dal basso si presume, diciamo, che ci sia, come dire, da parte di tutti una sensibilità culturale ai problemi di tipo sociale che deve essere innata, altrimenti non stareste qua. Ma soprattutto perché poi questa è veramente la prossima sfida per avere una società che funzioni come società e non come oligarchia. Oh,